mai una volta che fossero puntuali. Intanto il tempo passa ed anche questa volta sono in ritardo. Vabbè, vediamoci un caffè, eh? Marinella! Marinella! Sembra io che sta a Vicenza. Marinella, sei connessa? Sì, dottor, sono questi punti, voglio che avvenga! Aspetta, Marinella, sta chattando, no, ma io a che sta a Vicenza? Dottor, dite, mi serve qualche cosa! A me? No, io ti ho chiamato per avere un po' di compagnia. Ah, vi sentite solo? Lo so, vi manca. Ma chi fa una cosa, io posso il tuo cuore, e vanno a fare un caffè, dai. E volete diventare nervoso? Io? Ma quando mai? Mi sono nata nel pute, capite? Ho caffè, ma figlio, ma mi calma. Ma non facci da così, che poi vi vieni cacche tu sei cervello. Beh, io a te la dicendo. Ma tu caffè mi vuoi fare, sì o no? Dottor, caffè fornuto, ma va bene la signora, lo faccio. Ma signora, qui devo pigliare la verità col caffè. Dottor, dimmi. Io sono sempre così. Ma così come? Sempre ballato, dottor. Non ti dice, si dice illibata, hai capito? Dottor, voi mi dovete aiutare. Ma René, tu sei irrecuperabile, lo vuoi capire? Dottor, scusate, ma voi fate lo psicologo e mi dovete sbloccare. Ma che fa? Ah, mi fa seduto, no? Ma dai, su, hai detto una vacanza, ragazzi. Vieni qua, vai. Stammi a sedere. Tu non sei male. Tu non sei frigida. Sei eterosessuale normale. Tu lo devi fare come ti ho detto. Lo devi fare al buio. No, ma io al buio mi metto a paura. Tu le vengi che sta paura, Marina, perché questa tua fobia la puoi vincere soltanto se lo fai a luci spente. No, dottore. Ma a me mi piace, mi fa la sa, mi piace e mi fa accarezzare. Ma poi, quando vengo, mi fa una paura e mi blocca. Volete vorrei? Grazie, che mi attendi? Marine, come detto, mi ripeto, lo devi fare o al buco o con l'occhio. No. Ti devi abbandonare, ti rilassare, non ci pensare. Se no, fai questo, sono sicuro che ti va a stare male. Ma non è possibile, dottore. Io, che lo c'ho studiato, non faccio fiesta. E chi sto occhio non mi riesco a chiudere. E allora vuol dire che sei recuperabile, Marina. A proposito, ma poi io mi auguro. Ma ci sta qualcuno che ci prova con te? Dottore, se non ci sei, voleva fare tutto. E chi? Chi? Io lo dico. Dico. Però non ti ci dà nessuno. Non ti dà nessuno. È Ferruccio! Guarda che sta bella accoppiata, eh! Vabbè, vai in cucina, va a preparare per l'ospite, vai. A proposito, ma quando arriva questo ospite? Come, siamo ancora a quando arriva? È per oggi, per il pranzo, ciuccia! Per il pranzo? Ma signor Maretti che voleva la rimana! Oh mio Dio! E ma come faccio? Mio Dio, come faccio? Ma come faccio a far cosa? Ma non ci ho preparato ancora niente! Cosa? Ma tu mi vuoi rovinare? Ma vai tu per in cucina. Vai tu per in cucina e datti da fare. Guarda che altrimenti io ti ammazzo, capito? Vai, vai! Sì, dottore, vada subito. Però io da sola non ce la posso fare. Mi dovete trovare un aiuto. Me lo dici adesso, stupida. E vabbè, mo' telefonano un'agenzia per se mi mandano qua. Grazie, grazie assai, dottore. Ma faccio corega, ma faccio fare una bella figura. E merda, specie di cronici. Vabbè. Lo so, poi voi state aspettando chiaramente la signora. Che dico mia moglie, ma sono 2 ore che è uccisa e ancora non torno. Ma vedete che mi manca, dottor, non lo potete annegare. Che lui annega tu e ti ha fatto cammare, hai capito? E adesso vai. Se. Vai. Voi fatelo psicologo, ma io so quello che vi dico. Mi manca la signora. Beh, che ti ha lasciato in casa. Pronto? Agenzia tutto e subito. Buongiorno, senti, io sono il dottor Arturo De Carolis. Avrei bisogno di un cuoco in modo urgente. No, vabbè, un aiuto cuoco. Insomma, una cameriera, qualcuno pratica di cucine. No, va bene. Ci dispiace, per il momento non è più disponibile, appena. E come faccio adesso? E tu che guarda qua, noi facciamo tutto. Può andare a vivere la sottotana, ma no, aspetta che a volte combini io servizio, aspetta.
No, ma la voglio prendere qualche cosa brutta. Vengo qua, vieni. Ah, Ferru, proprio a te, vieni. Comandate! Dallo con questo comandante, poi non fai mai quello che uno ti dice fa, ma mo' fa quello che hai detto, capito? Ma io faccio, hai detto? Lo fai? Sai, sempre, sì. Solo che quando lo sto facendo, viene la signora e dice che non va bene, io allora mi fa cacare tutto, non va bene da voto. E mo' fa una cosa e non ci sta, fa boh! Una cosa, una scusa. Ma perché non è scusi? Tu non devi fare altro. Lo vedi questo qua? Te metterò così. No, tutto. Voi mi volete male. Con quello se ne accorge. Mi licenzia su seduta a stanza. E io ti licenzi subito, immediatamente. Va bene. Però se la signora si arrabbia, io ce lo dico che siete stati voi. Dai, fammi presto. Dottore, che ci arriva? Ci vuole lo spaletto. E che se l'hanno inciuata. E tu schiuma. Armando, puoi venire un attimo per cortesia? Buongiorno, dottore. Eccomi qua. Cosa fa qui, dottore? Lascio stare. Hai telefonato al dottor Staminetti? Sì, l'ho telefonato, hai detto che mo' vena. Sì. Ma stanno quando la signora faccio muto, dottore. Ma che bambino? Non ci ho capito. Non mi niente, dottore, non mi niente. La signora vostra che ce non porta. Ehi, che ce la c'è la giritta, però. Dai, dottore, non so leva, mi serve dei fieri o scalette. E va, via. Andiamo, mi viene a provarlo non loro, pare che in caso comanda mia moglie. Ma non hanno capito proprio niente, non hanno capito. Avanti. Dottore, scusate. Sì. Fuori ci sta... Ma che si vuole? Una signorina che dice che vi deve parlare urgentemente. È una cosa importante. La conosco? Non credo, è troppo a ballerina proprio. Dice che... Dove no, poca convinta. Scusate. Dice che viene da parte del Cavalier De Rossi. No, sì, il Cavalier De Rossi, è che c'è un affare importantissimo tra le mani che vi deve proporre subito. Un affare? Fanno entrare. Signorina, prego, si accomodi. La ringrazio. Prego, signorina. Buongiorno, dottore. Buongiorno a lei. So che lei è una persona molto impegnata, ma non le ruberò molto tempo. Sai, io sono molto curioso di questa tua gradita visita. Vengo subito al sodo, cioè al motivo della mia visita. Non le nascondo la mia curiosità. Comunque, signorina, io vorrei avvisarle che non ho ancora il piacere di sapere con chi devo parlare. Ho ragione, mi perdoni. Molto lieta, sono la dottoressa Laura Vernicola. Vede, io sono l'affarista del Cavalier De Rossi. Tutti gli affari del Cavalier De Rossi li curo io e sono qui proprio per questo, per proporle un affare molto redditizio. Molto interessante. Prego, mi dica. Beh, vede, noi sappiamo che lei è proprietario di un lotto di terreno con licenza di costruire. Ciò corrisponde al vero? Sì, è vero. Molto bene, il Cavaliere lo vuole acquistare. Beh, vede, il Cavaliere possiede una catena di supermercati e proprio su quel lotto di terreno vorrebbe costruire un nuovo supermercato. Ma vede, signorina, mi vorrei dire... La prego. Le stavo esponendo ciò che il Cavaliere ha pensato per il lotto di terreno. Ma ciò non è... E la prego di non interrompermi, mi scusi. Mi faccia dire tutto, poi dopo mi risponderà. Ok, vada avanti. Tanto per me il finale non cambia. Allora, le stavo dicendo ciò che il Cavaliere ha pensato per il lotto di terreno. Sì. Vede, disposto a darle, oltre al giusto valore di mercato, una piccola sommetta extra, in contanti e subito. Se lei vuole il contratto possiamo già firmarlo in giornata, così riteniamo l'affare concluso. Che ne dice? Ha finito? Ho terminato, adesso deve parlare lei, sì. Certamente. Allora le dico subito che non è possibile concludere questo affare che lei mi propone. Non può. E perché? È molto semplice, perché l'atto di compravendita di questo terreno è già pronto, praticamente in giornata firma il contratto, quindi per me la faccenda è chiusa. Ma caro dottore, ci ripensi. Noi, il Cavaliere Dio, sapremo venirle incontro, sapremo soddisfare qualsiasi cosa lei desideri. Ma vedi, cara signorina, io in nessun modo posso venirle incontro, perché per me la faccenda della vendita del terreno è un affare fatto, concluso. E le dico un'altra cosa, non ho nessuna voglia di ripensare. No, lei deve ripensarci. A noi quel terreno serve, noi non possiamo perderlo, sa? A me dispiace che lei la prende così male.
mi dispiace. Armando, Armando, vieni un attimo. No, non può finire così, sa? Non finisce qui, assolutamente. Camminato, che sta? Senti, Armando, accompagni tu la signorina. Accompagno io. Vabbè, io mi devo attendere un attimo, prego. Sì, vabbè, signorina, se mi vuole seguire, prego, si accomodi. Scusi, è un attimo qui. Non mi facete più mascella. Venga. Ditemi. Senta, le piacerebbe guadagnare una piccola sommetta? Extra. Soldi, soldi, sì, mi interessa. Che devo fare? E soprattutto, sì, quanto ci guadagno? Ditemi. Molto. Parliamo di migliaia di euro. Migliaia di euro. Bene. No, signori, lei deve sapere che a me piacciono assai i soldi. Molto bene. Non si può. Dica quello che devo fare e io lo faccio, mi dica. Beh, vede, io rappresento il Cavalier De Rossi. Sì. Eravamo interessati all'acquisto del lotto di terreno, sa, per costruire un nuovo supermercato. Che cosa succede? Sì, sì, signori, il terreno ormai già è un affare finito. Quelli stasera vengono a firmare il contratto e tutto finito. Adesso lo so, purtroppo. Sì. Senta, a noi quel terreno serve, noi non possiamo perderlo. Se lei ci dà una mano ad acquistarlo, noi sapremo esserle molto, ma molto riconoscenti, mi capisce? La capisco e le sono molto grata per quello che dice. Beh. Signori, ma una cosa, no? Ma quante volte mi sareste riconoscente? 50.000 volte, come minimo. 50.000 volte! Bene, signori, già tengono piano, papà favorito, non vi preoccupate, allora lo facciamo. Scusi, si fermi, noi ci fidiamo di lei. Brava. Assolutamente, a noi interessa solo la conclusione dell'affare a nostro favore. Come brava, è un modo per contattarti. Ha ragione, una mail, una cosa. Prego, questo è un mio bigliettino da visita, qui troverà le referenze mie del Cavalier De Rossi. Ma può contattarci in qualsiasi momento, eh. Non si preoccupi, sarà mia premura contattarlo. Allora attendo una sua telefonata, sa, presto e con molto interesse. Anche da parte mia ci sarà. Arrivederci, Armando. Arrivederci. E buona signorina. Il dottore Maro, dica! Senti, cortesemente, meno la dottoressa Mirella, dite di aspettare un attimo. Ha ragione lei, la dottoressa. La dottoressa, mi scusi. Io al momento aspetto un attimo. Va bene, il dottore, me lo vedo io. Avanti. Prego, signora. Venga avanti. Buongiorno, dottore. Allora, cara signora Melani, come andiamo? Così. Vedo, dottore. Avete avuto già qualche visita questa mattina? No, sia tranquilla, lei è la prima. Bene, lo studio è stato sterilizzato? Ha riavvenata l'operatore, abbigliato. Sì, non ti preoccupi, è stato sterilizzato. Allora, mi posso togliere la mascherina? Ma certamente, anzi, faccio una cosa, la butti. Dottor, e io come a mano? Perché, ma chi ti sa? Sono malato, dottor. Dottor, non mi tieni dinanzi, sono malato, ditemelo. Sì, e capo. Cara signora Melano, voi avete una salute di ferro. Abbiamo fatto tutte le analisi, le ricerche possibili, non è mai uscito nulla. Quindi sì, prendete questa mascherina e questi guanti, buttateli, sennò diventerete irrecuperabile. Lo so, me lo dice pure mio marito, ora mi vuole pure lasciare. Ma io da quando ho preso quella febbre canina che mi stava portando al creatore, io ho paura di toccare e di essere toccata da tutti, pure da mio marito. Ma cara signora, lei ha preso la febbre canina? Non maritina. Dottor, scusate, non capisco. Che volete dire con questo? Cosa voglio dire? Voi e vostro marito fate l'amore? Sì. Vi... qualche volta. Come ci proviamo, eh? Come vi accoppiate, vi toccate? E come? No, dottor. Però, come mi fa toccare? Vi faccio mettere i guanti da tutte le parti. Pure ai piedi e a suo giovanotto, mi capite? E la stessa cosa faccio pure io. Però, a lui ci passa voglia, se no. Ti capisci, poverino, ti scoccia, ti ammoscia. Proprio così, dottore, si ammoscia. Lui è il suo giovanotto. Dottore, aiutatemi. Io a Vittorino non lo voglio perdere. Ma madonna tanto, ma per forza mi deve lasciare. Mi scusi, signora, può mai fare l'amore con una busta di plastica? Cara signora, io ve ne abbiamo già parlato e ve lo ripeto. Voi non siete malati. Voi siete solo ipocondriaci.
Cioè, la vostra convinzione di stare malati è dovuta alla paura, o meglio, di avere una brutta malattia, ma non è così. Vi dovete concentrare meglio sulle vostre emozioni, senza temerle, e dominare meglio i vostri pensieri. Allora, se ho capito bene, secondo voi io non sono malato. Brava, lei non è malata, è solo ipocondriaca. E allora se sono ipo, cioè, insomma, come avete detto voi, dottor, io sono malata. Sì, e capa, la vostra è una situazione bassa. Ma siete sicuro? Sicuro, parliamoci chiaro, voi vi chiedete questa busta di plastica, voi vostro marito, buttate tutto, ma ditemi come l'ha fatta mamma, voi, vostro marito e il suo giovane. E se fate questo, cara signora, io sono convinto che vi fatta tutto. E se poi mi ammalo? Non vi ammalerete, anzi. Dottore, io ci provo. Sì. Però, se mi ammalo, mi portate sulla coscienza fino alla fine dei vostri giorni. No, non vi ammalerete, anzi. Signore, fate come vi ho detto, io sono convinto della vostra completa guarigione. Vabbè, dottore, allora io poi me ne vado. Sì. E faccio quello che avete detto voi. Dottore, ma siete sicuro che la cura è quella? Sicuro, mi ripeto, va bene, signor. Voi e vostro marito, voi mettete come vanno fatti il mamma vostro, ve lo dico in dialetto, in modo che avete la mente, va bene? Ma mettete come vanno fatti il mamma vostro. E se lo fate, signori, io sono convinto della vostra completa guarigione. Vabbè, allora io vado, faccio come me ne avete detto voi, però poi vi faccio sapere, Brava. E poi io ve lo faccio sapere. Brava, fammi fare sapere. Mamma mia. Ma tutti che ti caghi il capo d'osso per una domenica. Avanti! Oui, Mirella! Io sempre mi devo dire per dire. Hai preparato tutti i documenti per la transizione? Sì, ecco qua. Sì, brava. Grazie. Posso anche firmarli, Sì, certo. Senta, cara Mirella, che poco fa mi avevano fatto la proposta di vendere il terreno per costruire il centro per il mercato. Dottore, sì. C'è anche l'atto pronto per la firma. Ah, ecco, sì, bene, siamo finalmente giunti alla fine di questa vertenza, la possiamo chiudere. Sì, sì. Allora, io penso che la chiuderemo. Sì. Il sottosegretario sembra un uomo di parola e anche dotato di buona moralità. Sì, sì. Se firma, è davvero finita. Sì. E più nessuno può impedire la nuova costruzione della nuova casa comunale, con annesso il centro di accoglienza per i poveri orfani su quel benedetto terreno. Io penso che firmerà, cara Milana, Mirella, perché sai perché i politici, quando si tratta di fare i soldi senza grossi rischi, non badano alla moralità. Ah, oggi sarà il nostro ospite a pranzo. Ormai la partita è vinta. Sì. E ai costruttori del supermercato, non resta che arrendersi. Ma mai fidarsi di quella gente, cara, mai fidarsi. La cosa che mi fa ridere, no? È che mi volevano dare 4 soldi. Cioè, gli pare di avere il giusto prezzo di mercato, 4 soldi. Sì, mentre lo stato me lo agaffano di quattrini. Ma questo è un affare, mia cara, sono affari. E poi, i soldi mica sono tuoi, con quelli che ci lucrano. Ah, quando vieni il sottosegretario, mi raccomando, cara Mirella, non lo perdere mai di vista. No. Anche tu oggi sarai dei nostri. Certo. Poi tu sai, io questi documenti, queste pratiche qua, non ne capisco niente. Quindi devi essere tu che devi illustrare al politico tutti i termini del contratto. Va bene? Benissimo, va benissimo. Vai, va bene. Allora, dottore, io vado di là e vado a sistemare tutto l'incartamento. Sì, bene, vado. Arrivederci. Vai. Tanto. Sì, dimmi. Scusate, di là ci sta una visita per voi. Che faccio? Ma cosa ti avviso? No, niente, dottore, avrei una cosa in mano e risposta. Che faccio? La faccio entrare? Che è? Una mia pazienza? Dottore, quella pazienza piace che fosse la pazienza vostra? No, non è, non la conosco. Non la conosco? Fammi entrare. Facciamo. Chi è? Gli farei venire forte e la cameriera mi ha inviato dall'agenzia. Pazzo, che è la cameriera? Signorino, prego, si accomodi. Grazie. Ma è venuto un momento e chiari tutto qua. Che chiari?
proprio niente, capito? No, io è tutto per tutto. Ma perché ti venuto? Tu non ci dovevi venire mai, capito? Mai! Lo so, mai! Però sono 2 giorni che non ti fai sentire! 2 giorni! Su questo che perché. No, devo concludere un importante affare con un uomo politico e. Però almeno un caffè insieme potevamo prenderlo, no? Sì, sì, hai ragione. Ma mo te ne. Perché si viene a camogliere? E tu trovo il caffè. C'era un disastro. Capito? No, già va. E perché? Sono io che conosco lei. Lei non sa nemmeno che esisto. E poi l'ho vista dal parrucchiere. E chissà quanto ci vorrà. Il mio caro Tugito. Il mio caro Tugito. No. Devo prima concludere l'affare. Ho ospiti. Ho affari. Va bene. Capito? No? Va bene. Sì, Tugito. Vado, Tugito. Vado. Arturo. Oh, Arturo. Oh, Verga. Ma forse hai trovato qualche cosa? No. Sai, così mi dispiace, sa, quando mio marito è a colloquio con una sua paziente non lo disturbo mai, ma questa volta... Io non sono una sua paziente. Ah, no? Tu la carta, amici. È una tua amica, forse? Lei no. Lei è la nuova cameriera inviatemi dall'agenzia. Questa qua. La nuova cameriera. Sì. Un ciate che sta male. E Marinella dove sta? Ma Marinella sta di là. Ed è stata lei che mi ha chiesto l'aiuto, perché quella cretina era convinta che l'ospite veniva domani. Non aveva ancora riparato niente. E io allora. Va bene, hai fatto bene. E senta, non so se il mio marito le ha già detto. Litra da fa. Io no, quello è venuto proprio adesso. Va bene. E senta, noi oggi abbiamo ospiti di riguardo. Immagino che lei sappia cucinare, vero? Come no? Bene. Allora mi raccomando, insieme alla nostra cameriera cerchi di preparare un menù all'altezza. A proposito, come si chiama? Io? Marta. Bene, chiamo la nostra. Marinella? Marinella? Ci capita, torno subito. Marinella! Ma che ti è stata la mente? Io la cameriera di tua moglie! La cuoca! Ma lo faccio da pazzo! Tu ne cammini poco! È l'unico modo per non dettare tutto. No, io trovo una scusa, me ne vado! Io lo dici cammino, ma no, caro, dai, fammi questo paura! Fa cameriera, fa cuoca, fa sguattero! Aiutami! Te lo ripeto, ospiti, ho affari! Dai! Però. Dai. Chissà che non mi diverto! E poi te posso controllare. E va bene, resto, ma ad una condizione. Sì? Finita questa storia, andiamo subito in viaggio. Sì, ma certo. Certo, faccio quello che dice mia moglie e vedrà che ti troverà benissimo. Questa è la nuova cameriera, ti aiuterà oggi a cucinare e a servire a tavola. Meno male, così me l'aiuto. Però scusate, vi dovete cagliare. Andate a faticare, sei vissuta così? Sì, no, è che sono stata chiamata così all'improvviso e non ho avuto nemmeno il tempo di pensare. Marina, arrangio cosa lo tuo e vita che muovono un po'. Signora, non preoccupate, ci sono col papà per il mio regno, mi chiama la carta. Ma c'era pure pochi altri tutti nel mondo. Che tra poco arrivano gli ospiti. Sì. Tu sei pronto? Io? Prontissimo. Sono. E vado a cagnare sta cravatta io. Ma che, ti piace la cravatta? È una schifezza. Come ha tolto. Allora fai una cucina a me tu. No, come cucina. Sempre. Ma capirei come si stanno organizzando da cucina. Sì, vai. Come la c'è liberata? Che la Marta sta diventando una maledizione. Che là momentano tutto sangue a niente vedi. Ma non ci liberava, non sai come. Speriamo che oggi va tutto cosa buona, sennò qui è la rovina. Dottor, una cosa terribile, io devo andare subito via. Ma che succede? Dottor, hanno investito mia malattia del grave. Devo andare a correre. Ma che succede? Tu con calma, mica. Dottor, hanno telefonato dall'ospedale di Bologna. Oh, Dio! Oh, che disgrazia! Sì, che disgrazia, che guai! E addio anche l'affare adesso.
Che faccio? Non lo so, ma io devo correre. Ma i documenti, Mirella, io te lo dico, non ne capisco niente. Ma cosa faccio? Sentite, chiamate l'agenzia dei commercialisti e fatemi inviare un esperto. Mi dispiace, ma io devo andare, scusatemi. No, e io mi trovo in da merda. Ma sono due anni che cerco di firmare tutto il contratto e poi prima che non vuoi fare la ruota, lo marito, si fa mettere tutto. E che dopo? Telefoniamo a questa agenzia e speriamo di trovare almeno uno libero. Proviamo. Pronto? Agenzia del calcolo. Buongiorno, senti, io sono il dottor Arturo De Caroli, se già ci conosciamo. Senti, avrei bisogno di un esperto in transizione commerciale, ma alla svelta. Ah, benissimo! No, per carità, va benissimo. Sì, non ti parla, chiamiamo noi, mi dia il tuo numero di telefono. Sì, grazie. Ok, grazie. Molto gentile, sì, arrivederci, proviamo noi. Ciao, grazie. Ah, finalmente, che sei disponibile, vengo tutti. Armando, vieni un attimo, e qui bisogna darti da fare, però chi ti ferma e stai tu. Dottore, eccomi qua. Senti, Armando, tu sai che oggi ho ospite a pranzo tutto segretario. Sì, come no, non so. Tu mi devi dare una mano. Che devo fare? La povera Mirella è dovuta correre all'ospedale di Bologna d'urgenza. Hanno investito il marito, così mi sembra. Oh, ma mi dispiace, che peccato. Tu mi devi arrabbiare. Come ti ho detto? Che devo fare? Dica. Questo. Aspetta un attimo, Con calma, tutto con calma. No, bisogna darsi da fare. Qui alla fine. Vedi, questo allora è il numero di telefono di una commercialista. La devi telefonare e farle venire subito qui. Va bene. Quando arriva, gli dai tutto l'inquieto in cartamente, lei se lo deve visionare e poi vediamo se è buono. Vediamo se è buono, non vi preoccupare. Io gli ho detto vado di là perché fa già cagnare la volta. Ah, ma sta voglia non ci piace. Come sono in gamba! Che bella idea ebbi quando ho chiamato il politico per prendere appuntamento con il dottore. Lui è convinto che stasera viene qua a firmare. Ah, come chiama? Ah, signorina Bellella, aspetta. Pronto? Signorina Laura? Salve. Sì, tutto a posto. Non vi preoccupa. Sì, tutto a posto per l'affare. Me lo vedo io. Sì, è tutto a posto. Ha ragione, già si è fatto piace. E il marito ha avuto un incidente. Capita. Non vi preoccupa. Sì, ma me l'ho detto fa tutto riesco, non vi preoccupate, sì. Sì, ho soldato pure un attore che fa la parte del politico. Me lo vedo tutto io, non vi preoccupate, signori. Piuttosto, voi, signori, iniziate a preparare la bustarella con i ringraziamenti, tu capi? Non vi preoccupate. Arrivederci, statemi buono. Ciao. Ah, mamma mia. Io sono troppo in campo. Ma quella viene, fa firmare la carta, io gli lavoro il cavaliere, 50.000 euro! Ci ho messo a entrare in da sac! 50.000 euro! No, 50.000 euro! Oh, non ci sta! No, mo bene, ma tu che fai questo coso? Ah, ti aspetto quattro rasi, io ce ne devo mettere una. Che lo dai tu tutto? Sì, signore, però ha già fatto una scusa da rasi. Perché sennò ha già pesciato. Perruccato faccio sentire come mai non succederà, poi ti faccio sentire le risi. Ah, mamma mia, come fai? Mamma mia. Dai, chissà. Dottore, salve! Poi, Armando, sei ancora qua? No, adesso vado a vedere la signorina al telefono e faccio tutto. Arrivederci. Dottore, ho buttato pure un martello che è giù. Perché quello che c'è non era buono? No, quello era arrozzonito. Come guarda come me. Fai una cosa bella, calmo, pulito, ambrese. Io vado là per ricevere moglie, mi capito? Non vi preoccupate. State mano all'altra. E che tu faccio? Brava, vai. Ferruccio! Ehi! Conduttore, arrendi!
Allora non è giusto a me sentire. Fai quello che ti ho detto e non ti preoccupare, capito? Io vado un attimo alla pigliare l'incartamento e poi subito vedi. E poi roppa a te ci pensi, dai? Sì, sì. Non ti muovere, Ma voi che state facendo? Si è rotto. Sì, sì, meglio così. Vai. Quindi lei è la commercialista inviata dalla regia? Sì. Sono la commercialista. Sì. Sono esperta in transizioni, sì. Contratti, sì. Scambi commerciali e in contatti umani. Davanti a voi c'è tutta la qualità che vi serve. Ma si accomodi. Grazie. Ah, pure di dietro, però. Allora, ecco, signorina, sì. Io oggi devo avere un importante affare con un uomo politico, Ma non si preoccupi, io conosco il mio mestiere. Credo che se tutto va bene... Ok, avanti. Scusate, dottore, che disturbo. La signorina non ha visionato ancora il nome. No, non l'ha visionato. Io lo stavo chiedendo. Non l'ha visionato, è una visione. Non lo faccio perché si fa. Decido tu. Già, non vi va bene. Piano, arrivederci. Allora ecco, adesso veniamo a noi, Sì, veniamo a noi. Qui c'è un contratto che oggi dovrà essere firmato da un importante uomo politico che come lei sarà mio ospite a pranzo. Credo di cara signorina, se tutto va bene, sa, noi... Ma sì? Sì? Non ci sono problemi, sì? Il contratto non fa una piega. Sì? Ma sa, con questi politici bisogna agire diversamente. Sì? Cioè, vede... Sì. Voglio dire, per la maggioranza di loro non esistono contratti a fin di bene. Quindi bisogna scoprire prima le loro intenzioni. Altrimenti si rischia di fallire. La maggior parte dei politici sono una brutta razza, dottore. Ciò che per loro ora è vero, dopo un minuto non può esserlo più. Ciò che dicono non è mai quello che pensano. E soprattutto, diffidare sempre da quei politici falsi moralisti. Si fingono santi. Ma hanno il diavolo in corpo, sono voraci. Più soldi hanno e più ne vogliono, perché i soldi danno loro il potere. E quindi bisogna prima convincerli, conquistarli e poi amministrarli. Ha capito? E quindi? Allora, questo è il piano A. Sì. Ora dobbiamo redigere un piano B. C'è un posto tranquillo, ci stendiamo insieme. Sì, certo. Andiamo? Qui, io qui faccio entrare i miei pazienti quando non voglio essere disturbato. Prego, venite. Andiamo. Venite a conoscere mia moglie. Cara, lascia che ti presenti la dottoressa Ladavia. Ah. Mamma mia. La dottoressa? Salve, sono Loretta.
la dottoressa lei? Sì, sì, sì. La dottoressa è inviatami dall'agenzia. Dall'agenzia? Quale agenzia? Ma l'agenzia è il calco. Ma caro, non avete voi fatto della povera Mirella? No. No, è dovuto correre a Bologna, all'ospedale di Bologna, hanno investito il marito, poveretto. E io ho dovuto chiamare l'agenzia per colmare questo vuoto. Ah, vedrà, signora. Soddisferò qualsiasi emergenza. Ne sono certa. Come sta qua che è stato? Deve redigere un importante documento, tu permetti, cara, dottoressa, sì. Lei si accomodi in questo studio e prepari questo piano. Va bene. Poi dopo io la chiamo. Dottore, quando ti sei. Appena finisco sì. Ve la porto in visione. Ma quando mai? Però me l'ha mandato così l'agenzia. Anzi, io spero che ci sappia fare. Ce lo sapo fa, ce lo sapo fa. Ma tu? Sì. Sta d'accordo, Zac, zac, zac! Ci siamo capite? Ma che fai la gelosa? Geloso! Ma io le altre donne non le guardo nemmeno. Non sono proprio accorto. Chi è? Avanti, avanti. Scusate. Buongiorno, signor. Dottor, ho telefonato al sottosegretario là, ha detto che viene verso Lumna, come previsto di solito. Luna, sì, luna. Sì, Luna. Ah, benissimo, va benissimo. Dottor, ho chiamato pure a... finire la visita, quindi... Va buono, sì, allora. Poi mi facete un bruciato, mi scordo tutte cose. Ah, dottor, ho chiamato pure al notaio, Giacinto Pellecchio. Dottor, ma chi ne tengono un raffreddore da cavallo? Ma che lo sciamur, quello viene qua ci mischia tutti quanti, dottor! Può tenere pure lo sciamur, ma a me non mi interessa, capito? No, a te venire qua perché oggi mi serve. Devi serve? Sì, che ti serve. E che resta l'unità? A te mi sto quadre mamma! Ah, un quadre mamma! Un quadre mamma! All'improvviso è caduto! All'improvviso? Sì, 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 all'improvviso! Io era ritenuto e ma chiamo subito a Ferruccio e fallo sistemare. E se mi quando sono scegliendo, guarda, non sto posto suoi paparazzi. Ma magari se ti scazzate la comincia. E io scazzo la capo se non lo fai sistemare. Ma non stavi. Ma quanta povera c'è sta capo. Sta stata usata per la polizia. Ma la chiamano qua a Parigi. E tu te ne ti la guarda, va a chiamare Ferruccio, vai, sono anche di dottore, vai, io ho me la già liberato, non stacci con me, ma me la già liberato. Comandato, dottore. Comandato, dottore, ti è imparato buono, stai cantone, capito, no? Hai ragione, che capo il comando sono sulla vostra moglie. È bravo, comandatore mia moglie, è così, proprio. Senti, non devi fare una bella cosa, io guardo la mamma, le giusto e le metterò così. Ehi, l'avevo detto, però, Marta, chi frama che esce? Tutto pronto? Sì, è pronto. Sì. Lo volete vedere? Chi è? Ma chi è? Sono Mariella, sono venuta a frutta la povera! Io non la faccio troppo, ma chi è che è una mugher? Un attimo, va bene, dottoressa, lei va di là e poi appena la cameriera va via, io la chiamo. Vieni avanti! Vieni avanti, Martella! Senta, fa una cosa, tu fai una bella scopata per tutto parte, mentre io la provo a copra, io ti sono su di qua schifo. Signore, è perché sono pulito male, hai capito? No, allora, però ci sono quasi presto, perché non ti rimane una mia paziente. Dottor? Sì. Eppure quello che è asciuto è una paziente. Scusate! Ma ci ho fatto male! Martella, è tosta accorta! A momento facevo su un campanello. Ma capiano proprio finito. Ma non l'ho fatta apposta. Sì, sì. E le prima è il papazzino. E che sto... è perché mi fai fare sempre. Ah, e mi scassa pure. A papà
state accorti perché questa è poco democratica. È poco democratica? Sì, è questa è manesca. Sì, è poverino, non ti preoccupare, tu sei geloso, perché sto geloso. Salve, signorina. Io sono il segretario del dottore. Ma posso aiutare? Ma posso favorire? Ma posso... che dolore! E gli aveva avvisato. Che dolore! Oh, lo signore! Che successo? Niente, signor, Armando si voleva menare con Martella. Ah, io mi chiamo Marta. Sì, ma che è successo? Mi tocca per sedere. Il sedere? Sì, signor, mi toccava il culo. Il culo? Mamma mia, che volgarità, parla più pulita. Signor, sapete che non sono accoltivata con Marguglia. Accoltivata, ma come parla? Marina, io non stai zitta. E tu, signor solito porco, fate la parte fuori, fa presto. Sì, signor. Guardi, guarda, guarda l'ultimo. Signor, chi l'Armando in maniera sessuale? Veramente? Ma che stai dicendo? Chi te lo 45 anni sta più guaiato di marito, ma? Ok, signor, un marito vostro non va accudendo più. Tu fatte hai fatto tu. Az, a camerer non la sai fa, ma a caper sì, Il marito ha una certa età, ma quando era giovane. Ma una rata soddisfazione. E mo? E mo, dopo che per anni è stato un torrente impetuoso. Si è seccata sorgente! E tu mi sei sta zitta! Ah! Andiamo a presto! Andate a bacio! Non me l'ha già liberato. Armando, il paziente Tanz è arrivato? Sei arrivato, fallo venire, Dottor, vieni. Ma ci capite pure, Tanz è andato a venire. Tu e tu, Tanz, vieni, tu, Tanz. Il signor Tanz. A-N-Z-A. Capite? La N finale, non ci vuole. Scusa, ti l'ha visto una scimmia che ne vuole torto. Signore, prego, si accomodi. Dottore, buongiorno. Ascoltate, ma che piacere avere un grande industriale come voi, come mio cliente. Ma il piacere è mio, è quello di avervi come psicologo. Oggi per me era una giornata campale piena di impegni, ma non potevo in nessun modo rimandare la vostra visita. Va bene, sì. Faccio una cosa, adesso ti accomodo. Ah, bene, grazie. E con tranquillità, serenità, mi esponga il suo, diciamo, problema. Cominciamo, Mi dica. Sì. Il mio problema? Sì. Il mio problema è uno solo, dottore! Mi dica qua! Ho zozzo, dottore! Ho zozzo! E che ne? Sono tutta pronta per te! Signorina, sono impegnato, per finire la visita io la chiamo, va bene? Ma c'è, ai vostri ordini, dottore, vi aspetto. Oh, oh. E chi te ne lo compratti, mamma? Signor Tanza! Signor Tanza? Sì, scusate! Avete visto? Che figura! Ma io non ci posso fare niente! Quando vedo una bella figura, tutto si esagerato e giù fuori me, io devo ciucciare! Va bene, incominciamo, Ditemi, voi siete sposati? No, ci ho provato, ma niente. Perché è fidanzato, se c'è una donna, un amante... No, non stabile, anzi, velocemente temporanea. Mi dico una verità, ma voi le donne piacciono? Come? Sì. Le donne mi piacciono e subito le conquisto. Però, quando ci appartiamo e loro si spogliano, io...
ma con certo sono goppizzizzo, specialmente se sono belle. Li bacio, li accarezzo, li ciuccio! E mi dimentico di fare il resto! Quindi le donne la licenziano? Sì, non sono mai riuscito a completare un rapporto sessuale. Anzi, non l'ho mai completato! Non mi dica, lei è ancora vergine. Purtroppo sì! Ma non è solo questo. Vabbè, ma non ti abbatti, non ti preoccupi. Tu hai un caso difficile, ma non impossibile. Veniamo a noi. Fino adesso, lei che tipo di donna ha frequentato? Le solite, sapete. Nel nostro ambiente ci sono solo donne di classe. Ma è andato con queste donne di classe, casomai, con un escort, una... No! Io seguo sempre i consigli di mamma. Uh-huh. E quelle mi possono trasmettere tutte le malattie e quindi non le frequento. Non le frequento, va bene. Mi dica adesso, questo fatto lo ciuccio, quando è cominciato? Da quando mamma non mi ha fatto il ciuccucazitz. Sarebbe? Quando ero piccirillo. Quando tenevo 15 anni. 15 anni? Avevo una mia. Ma poi sei risposato. Sì. E che lui piega il marito. Ma mi si avvicina una vecchia che mi faceva destitutrice. E non mi ha fatto più dormire con mamma. Dottore, io sono solo. Sono solo. E sono solo senza sistema mamma. Ma chi tu ti fa? Bene, bene, bene. Anzi, dottore, bene. Male, dottore, male, male. No, io dicevo bene perché forse ho trovato la cura che fa per lei, ecco. Sì. E funzionerà. Sì, questo ne sono certo. Vede, voi siete stati purtroppo di tempo attaccato a zitta e mamma, eh? E quindi adesso siete affetti da una forma di mammismo particolare. Cioè, ve lo dico in parole povere in modo che lo possa capire. Io non faccio niente senza consigli a mamma. Certo. Ma solo sulle donne però, per 20 anni di sudditanza nell'azienda le decisioni le prendo solo io. Sì. Però alzate mamma. Alzaia! Ecco perché quando vengono a prendersi, io prendo a capo. Il mio consiglio è questo. Vedete, voi avete bisogno di una donna che sostituisca vostra madre, ma non deve essere una donna qualunque, perché non solo Vidro dovrà dare ciò che vi manca, ma vi deve portare a completo a pagamento dei sensi. E la parola! E dove la trovo una donna così? Dove la trovo, dottore? Lei è un uomo fortunato. Perché io ne conosco una. Una bella ragazza, seria, culturalmente preparata e piacciono tanti bambini. E me la farete conoscere, è vero? Facciamo così, lei venga domani, diciamo verso le 11, e ve la faccio trovare qui. Mi raccomando però, lei ci dovrà saper fare, perché non è una ragazza facile. Che ci riuscirete, vedrete che non ne potrete più fare a meno, eh? Va bene, adesso potete andare, perché la seduta, diciamo, è finita, Ci vediamo allora. Arrivederci, sì. Ci vediamo domani. Avanti. Non ci ho passato meglio. Il signor Tanti mi stava per andare via. Buongiorno. Allora domani ci vediamo domani. Sì, ci vediamo domani. Sta ancora a stendere il piano? La dottoressa? No, sta di là con Armando.
Ma che ti è venuta a controllare? Anche? Sì. E ho quadro e mamma? Ho quadro e mamma? Ho dato fiducia là, ho sta aggiustarmi, però tutto qui è finito. No, signore, solo per un consiglio. Sì, devo cambiare l'abito, mi sono messo questo, però non mi sento molto a mio agio. Mi strano consiglio? Sì, sì. E andiamo a cena là. Però una cosa è perché aspetto paziente. Andiamo. Dove stanno? Quello muore, il paziente è uscito, come è andato? Mo? Sta andando in bagno. La senti, ma è qua che fa sempre i suoi pazienti. Sì, è qua, ma tu mi raccomando, vacci piano, e vuoi fare un cocco in parte a chi? Vedrai che è semplice fare quello che ti ho detto, così ti guadagni 200 euro e devo portare la mia. Tu mi raccomando, prendi il contratto, lo fai firmare al signore tu, poi subito te lo riprendi. Poi il politico firmerà un atto che non varrà niente, hai capito? Non varrà niente? Come no, non varrà niente. È perché quello che firmerà quel contratto là non sarà... Tu non ti preoccupare, fai quello che ha aggirito e non ti preoccupare, io siamo becchi, hai capito? Va bene, basta che me ne frega. Brava. Senti, mi ho dimenticato di là la borsetta. Bravo, anzi no, faccio una cosa, vado in bagno anch'io, ci vediamo dopo. Ciao. A progetto, vado in bagno, e va buono. Sì, questo è meglio che non sapeva niente, no, è meglio che fa solo quello che c'è gente e non sapeva niente. Allora, mo prendere il contratto. Io facciamo all'attore, lo faccio fare il politico che firmerà l'atto. Quello originale invece, firmato da Arturo il dottore il notaio, glielo porto al Cavaliere De Rossi. Intestato già lui! E 50.000 euro! Voilà! Già stanno buoni! Senti, salve dottore. Arma, tu stai ancora qua? Io vado a sta Roma, ma va. La dottoressa dov'è? È andata un attimo di là, dovevo andare in bagno. Franco, falla chiamare, falla venire. Vado in bagno con lei, dottore? Va bene, va bene. Va bene, va bene. Vai a mettere, vai. Qui, ma... Tu qua? Sto qua, sto là, sto a coppa, sto sotto. Dica giornata! Chi mi comanda a destra, chi mi comanda a sinistra. È la cosa peggiore. È quando mi comanda moglie. Ma sta facendo girare con mano troppo. Fa che le pulizia cucina, la mia piatta, sciutti i piatti, scopo per terra. Ma ha fatto con un zapporo cesso. No, io non ce la faccio più. Ma me le comando sì e giochiamo in faccia. No, no, calma, dai, calma. Ti piace paziente, cara, notte, cucciami, dai. È stato un brutto gioco del destino, che c'è dice? E niente, l'avevo detto che non ci doveva venire mai. Ci dicono, ma come disse il sommo Eduardo, ha da passare la giornata. Veramente diceva, ha da passare nottata. Che sarà una brutta giornata, una brutta giornata. Calma, che io a roba ti faccio un regalo che ti sistema per tutta la vita. Ma sposa? Io? Ma non dice di succiare. E non è una cosa delitta. Ti faccio sposare con un bello giovane. Illibato, ma soprattutto milionario. Ma tu che stai dicendo? Un bello giovane. Illibato, milionario. Ma esiste un uomo fa scema? Esiste. E te lo fa conoscere domani, capito, no? Ah, ma mi raccomando, tu c'è da che fa? Io non viene molto contentato, solo che vado a dirti mamma, capite? Sta a te e ci fa capire pure questo, Ma va, dopo te lo spiego, va. E ricordati che questa sarà la tua fortuna per tutta la vita. Ma poi non dovevo più. No, non ci vedo, vai. Sicuro? Sicuro, vai. Vado. Vai. Armando, fai venire la dottoressa. Sulla dottoressa. Ma signorichezza, che te fine fa? Eccomi, dottore. Vorrei darti il documento qui. Volete dargli uno sguardo? Sì. Dica, cos'è cambiato rispetto al precedente? Nulla, è praticamente uguale, cambia solo l'importo. Più alto o più basso? E in bianco l'ho lasciato così, sarà il sottosegretario a fissare il prezzo. Naturalmente maggiorato. Dipende da quanto ci vuole lucrare. Più il prezzo è alto e più la sua percentuale cresce. E questo, dottore, va tutto a vostro vantaggio. Sì, ma veramente una bella pensata. Ma siete veramente in gamba, devo dire, in
Soltanto. Posso? Sì, pure una bella femmina. Ah, sì? Sì, sì. Voi dite, dottore? Sì. Sapete? Sì. A me piacerebbe tanto essere una vostra paziente. Io vi farei una visita speciale. Allora mi posso stare? Vado sul divano? No, 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 lì no, lì no. Venga, venga. Venga, 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 oh, dottore, ci va passando. Ma con chi sanno? Oh, alla faccia non la scava! No, non c'è nessuno! Come sono usciti? Il dottore ha portato la dottoressa per prendere il caffè. Un caffè? Ma tu che stai facendo quando dopo questo coso? Devo mettere il quadro. A me fa tutto sto bordello per mettere sto quadro. Che fa presto, che mi stai studiando questo coso? Vieni da me. Oh, fatte l'onda. E meno male che non è venuta la signora. Ah! È venuta che è l'altro. Ma è meglio che la cameriera. O se no, esce il dottore. E chi lo sente? Ma si può sapere che è che fa tutto così? Che sto qua o che non vuoi? Ma che mi sta fuori spiritoso, mo? Ha già fatto il rumore per mettere un quadro. Tutto il rumore ci vuole mettere, sì. Per coprire il rumore vostro. Dottor. Senza dubbio. Sì, senza dubbio. Dottor, io vi voglio bene. Io sono un papà Petrosino che non inguaccia la minestra. Che è trasuda Armando. Quando voi... è uno spione. Allora mo, a un'era vostra, per essere fatto mettere le scopo in fronte. Ma io chi le menaggio liberato? È facile, licenziato. Sì, con licenziato. Bravo. Vai. Ha ragione. Mi menaggio liberato. Me l'ha già liberato, non so come me l'ha già liberato. Arturo! Oh, mi dica, dottore. Senti, io vado un attimo di là, sì. Vabbè, tu fai più comodo, vado di là, ci vediamo dopo. Okay. Eccomi. Questi uomini. Non ho dimenticato i miei documenti. Dove sta? No, non ci stanno ancora, non è possibile! Porca miseria! Arostan, è sicuramente che le tene sta appresso. Se tene, sicuramente ce l'ha lei appresso. Io devo parlare per forza con lei, gli devo dire che le cose si sono complicate. Il sottosegretario ha detto che all'improvviso viene subito e sta anticipando, ma come faccio? Ho dovuto licenziare pure quell'attore là per fare una parte del politico. E mo io non posso fare niente, avete capito? Qua sotto, chi ne si sono trattato sicuramente, può essere che stanno qua. Niente. No. Io 50.000 euro mio non ci rinuncio, no. Tanto che le Loretta, un dai su sapombriaca, figuriamoci. Tene che l'argomento. Ma porto un contratto firmato dal notaio e dal dottore e io glielo porto al cavaliere Arturo. E quello mi dà 50.000 euro. No, così faccia. Sì. Vabbè. Ah, è capitato tutto.
Isse si mette in tasca 50.000 euro tradendo dottore e a me lo accontenta con 200 euro. Ma che faccio i servizi? Ah, come? Tu sei ancora qua? Sì, Arturo, ho dimenticato di dirti una cosa. Sì, dimmi, che cosa? Allora, sai, io di solito quando preparo questi generi di contratti prendo una percentuale in base al valore della cifra che riesco a concludere. Sì, e quant'è questa percentuale? Del 15%. Buona. Allora, Arturo, il tuo contratto è di 700.000 euro? Sì. Se io riesco a chiudere per 1.000.000 di euro, va tutto a tuo vantaggio. Tu mi darai il 15% solo su quanto io riesco ad ottenere più della cifra fissata. Per me è tutto guadagno. Bene, allora, sì, d'accordo? Sì. D'accordo, a d'accordo. Dopo. A dopo. A dopo. Allora, una minuta, prima a me non faccio morire proprio. Avanti. Dottor. Sì, sì, prego, vieni. Ah, si dà la trova, dottor. Scusatemi, di là ci stanno due cameriere. Dicendo che l'ha mandata l'agenzia, tutto e subito. Ha detto che non è più personale, né gente di servizio. Il dottor entra una sola, l'altra ha detto che aspetta fuori, non l'ha già capito sta cosa. Vabbè, fate entrare, veniamo. Signora, prego, si accomodi. È permesso? Venga avanti. Buongiorno, si accomodi. Dottor, scusate, posso stare all'impiedi perché io veramente non mi trovo a parlare lavoro a settare. Ma non ci sono problemi, per carità, può benissimo stare all'impiedi. Prego, mi dica. Grazie, dottor. Allora, io mi chiamo Teresa e mi ha mandato qua l'agenzia che mi ha detto su signor K. Sì. Hanno detto, va, curro subito. Subito a questo indirizzo K, vedi? Mio Dio. Tutto, che ha giocato, che ha preso e ha giocato, ed eccomi qua. Ma anche se in ritardo, ma mi hanno mandato bene. Scusate, tu perché in ritardo? Quell'altra, la mamma Marta, quella subito è venuta. Sì, ma sai come, io avevo chiesto più di una persona. Puoi andare. Già mentre portatemi, quando vai di là, fa una bussata a mia moglie e dille di venire qua. Devo fare la bussata a vostra moglie? Sì. Va bene, se lo dite voi. Prego. Dottor, scusate, ma perché c'è stata una collegata mia? Collegata? Scusate, cosa volete dire? Non capisco. Voglio dire che c'è stata una come me. Ah, ho capito, ma ti dice collega, non collegata. Scusate, dottor, ma io italiano non ho parole e non ho capisco voi. E non lo faccio capire lo stesso. Vabbè, torniamo di questo fatto. Mi dica, con lei un curriculum? Con me non tengo nessun curriculum, con me ci sta solo Katiuscia. Chi sarebbe questa Katiuscia? Katiuscia è un'amica mia, confacciamo assieme. Come vedi, non confacciamo, ma come parlavo? È tutto, ma io ve l'ho detto, italiano non è arte mia. Ma provo la posso spiegare. Sì. Allora, io e Katiuscia viviamo nella stessa casa, sì. Mangiamo assieme, prima te la stiamo, facciamo un sacco di cose assieme. Tutto? Ma ci cucchiamo in dalietta spantata, Non convivete, ma coabitate. Proprio da così, noi insomma, tutto, come hai detto lui. Adesso mi vuole spiegare come mai questa sua amica sta qui con lei, Tutto. Sì. Purtroppo oggi giorno è difficile a trovare lavoro. Allora, io e Katiuscia facciamo come ho fatto allo supermercato. Lo supermercato? Scusate, non capisco cosa volete dire. Tutto, ma io non posso ci spiega a voi. Sta pensando, l'ha fatta Katiuscia. Se posso ci spiega a voi. E allora andate di là, la chiamate così me lo faccio spiegare. Grazie. Katiuscia! Tutto, questo è Katiuscia. L'amica mia, ma vi spiego questo bello fatto allo supermercato. Buongiorno, dottor. Buongiorno. Mi cortesemente potrebbe spiegare la faccenda del supermercato? Spiego subito. Sì. Ora, difficile trovare lavoro. Poca richiesta per noi. Così pensai di avvogliare chi ha bisogno di lavoranti con il sistema del supermercato. E sarebbe? Io e Teresa. Siamo in due. Sì.
Sì, lo vedi, siete in due, ma io ancora non ho capito. Semplice, dottor. Sì. Prendi due e paghi una. Interessante, è una bella idea, la condivido. Adesso sorvoliamo che ci ho fatto. Ditemi cosa sapete fare, cioè quali sono le vostre mansioni, sapete cucinare, servire a tavola. Teresa, incomincia lei, dica lei. Tutto? Sì. A verità io faccio fare anche tutte cose, ma però non faccio nulla. Voilà. Ma chi vi ha chiesto di volare? Tutto, e voi mamma l'hai diritto, due volte, sorvoliamo! E io dico un'altra volta, tutto, io a volà, non so ci volà. Che tutti i scemi mi mandano a casa. Vabbè, Catiuscia, anche lei come la sua amica, oppure lei ha una mansione particolare? No! Io fare bene facendo i domestiche, come dite voi. Cara, è Artù! Che mi chiama? Fammi presto che tengo a caffè, che la matta mi sta facendo impazzire. Impazzire addirittura. Dai. Sì signore, che le può fare tutte cose, a cominciare dagli antichi mestieri, ma la camera è Artù da su. Non ti preoccupare, per lui hai una dama a mare. Sicuramente, via, dai a curto, perché mi hai fatto chiamare? La gentia ha mandato nei nuovi camerieri. Alla signore... Signorina, tutto! Signorina! La signorina è venuta in compagnia di una tua amica. Vabbè, tagliamo a contare tu l'agenzia che ti ha mandato, la cosa che ha la cosa secca. No, secca! Io ucraina, io e mia amica Teresa lavoriamo assieme. Voi pagate una e lavorano due. E capitato come fanno, come fanno al supermercato, prendi due e paghi una. E dicono che in questo modo invogliano le persone dal loro lavoro. Meno male, così respirano poche. Ebbene, levate poca la danza. Sentite, che cosa sapete fare? Spiegate un po' le vostre mansioni. Cominciamo da lei. Signore, io in realtà mi arrangio a fare tutto cose. Bene. E immagino lei sappia cucinare. Mi arrangio. Immagino lei sappia servire a tavola. Arrangio. Sto duio. Immagino lei sappia scopare. No, signor. E mamma l'ha già fornuta e dice. Io sono ancora signorina. Io no, signorina. Io so scopare. Ah, buone, oggi capite. Ricite voi cosa sapete fare. Si piace mi chiamereste. Ditemi voi. Signor. Care. Signor. Care. Signor, a verità che le cassacce fa proprio da buona. E ho caracoca. Signor, io canto. E abballo mentre pulezzo pavimento. Mentre lei abballa, io preparo la salsa. Altri. Ma tu a chi è chiamata? L'agenzia non usci mico. Signora me! Allora, venite subito in da cucina. Che è stato, mo? Che quando me la senti tutta Marta si è assettata. E se non venite in da cucina, o cura, pappa seggi, non la leva. La cucina, Marine, venite pure voi. Queste sono le due nuove cameriere. Che aiuteranno oggi a cucinare e a servire a tavola. Meno male, ma là, forza, morate la mano, forza. Almeno i piatti li sapete lavare? Ehi, marraccio. Lei assapona e io sciacquo. E la merda, via, ci sono. Perché? Il parcheggio sta il sottosegretario, si è parcheggiato davanti al portone, che faccio? Vado, dottore. Dottoressa, si è dimenticata la borsa di là. Sì. Dottore, vado un attimo a prendere la borsetta. Sì, ma quando viene l'onorevole, venite. Ma certamente. No, cambi. Finalmente siamo alla fine, siamo sul traguardo, finalmente. Mo' telefono con un notaio. Pronto? Qui il caro Giacinto. Sì, l'onorevole sta qui, sta parcheggiando fuori in giardino. Sì, la documentazione è tutto pronto, aspettiamo tutto. Va bene, ti aspetto. Ciao. Ah, finalmente. Abbiamo chiuso. Oh, miracolo, tu!
Che? Un miracolo è compiuto, non so come, ma l'hanno fatto. Tutto pronto, ho fatto preparare anche l'aperitivo, lo servirà a Marta, la nuova cameriera. Marinella e Medica non so, va in da cucina, che Teresa e Catius non so proprio. Ma che sta Marta, secondo me, manca scherzi, eh? Infatti, sta dormisciuto, eh? Avanti, avanti. Il sottosegretario. Onorevole, che piacere averla qui con noi. Grazie, grazie, la prego, mi chiami Corrado, ormai siamo amici. Sì, 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 le presento mia moglie, Meglia. Oh, è un piacere conoscere una bella signora come lei. Grazie, molto gentile. Ma prego, prego, si accomodi, si accomodi. Ciao, brava, grazie. Però, non ci dà una tappa. Dimmi, cara. Caro Corrado, le presento la dottoressa Natalia. Oh, davvero? Volevo dire, lei è dottoressa? Dottoressa in economia aziendale. Sono esperta in transizioni, contratti, scambi commerciali e in contatti umani. Oh, lei è un connubio perfetto di professionalità e di bellezza. Grazie. Ma ci vogliamo accomodare? Sì. Avanti. Dottore, il notaio Giacinto Pellecchia. Buongiorno. Ehi, cara. Ah, no. Maledetto raffreddore, caro Giacinto. Le presento l'onorevole Corrado Talli. Piacere, notaio Giacinto Pellecchia. Mia moglie la conosce. E ora? Le presento la dottoressa Latavia, è la persona che ha redatto l'atto. Salve, deliziosa fanciulla. Bene, bene. Buona, buona. Mamma mia. Piacere, notaio Giacinto Pellecchia. Molto piacere, Loretta. Vado a chiamare sì, Marta. Sì, vai. Marta, servi signori? Sì, sì. Tutto bene? Tutto a posto? Sì. Nella sala perché il pranzo è già pronto. Allora, a noi tutti, che questa sia una giornata allegra, serena, proficua. Oh, no! Mi sa che non finisce qua. Signori, tengo i certi prima di fare. Ma non
canterotto, non si è riposato nessuno. È quello che è peggio, che abbiamo dovuto ospitare tutti quanti qua. Per forza! Anche loro, con quella cagarella che tenevano in culo, dopo te venire. Niente meno, hanno fatto la fila in dei bagni sotto, pure che le coppe. Ah, ma si agirà in demanda, che la specie cameriera che ci hanno mandato la faccio nuova dopo. Capozzo, mi fai pompe e tricerine. Ma ha fatto scemo pure a me. Ha capottato di indorra una bottigliella sana sana in butala. Butala, Marina. Signore, sembra che lo servizio c'è giù. Ecco, butala. Facciamo una cosa, vieni, ma dai una mano a spuzzare con la testa e ciura all'ingresso e potrò mai andare a uscire, eh? Signore, io che si torna un ebbe che poi non so più domande una volta nel tuo gabinetto. Non hanno toccato Raul. Che la Teresa, o Raul non lo mangio perché sennò è ingrasso, sta a dire. E Katiuscia, i primi piatti non li mangio, mangio solo i secondi. Tre o quattro volte. Signore, comunque può ripetere che si torna a fare camare, non so poi. Speriamo che hanno, se ne ha chiamato il figurello con l'onorevole. Noi ma vediamo, dopo andate venuti a spazzare lo va, povero. Andate in cucina a preparare la colazione per gli ospiti. E dategli una mossa. Sì, signora, avevo quasi fornuto. Ecco, un sono di parte, padrone. E camarella. Camarella una mossa. E diamoci una mossa. Brasil. Ma che ti do di vero proprio, mamma mia. Brave, brave! Ma ci vanno fetti ballerini, qua ci vanno. Bravo, ma facciamo pure ballerina. E andi in cucina a preparare la colazione. Che sta magari ho sapito fa? Signor, ho capito. In arrangio, non ho fatto cosa questa. Donato, scusa, sì, dimmi. Io vesti ballerina. Sì. Non ci sono mai io. Ma si può non presentata. Non ci faccio provare no. Tu vedi di quello che hai fatto mo. Ah, ma Teresa, per chiarire, io non ho nessun amico che fa il festival. Dottor, voi non mai ti parlate di un festival e io. E mi ha detto che era un amico vostro. Anche che Dio ci ha pensato, Rio, vostro amico. Ma chi? Quale amico? Rio! Chi è che fa il festival? No, che ti do, sono proprio scemo. Bravo, mia Teresa, Katiuscia, datemi una mossa, andiamo in cucina a preparare la colazione. Forse fate caffè, latte e scarpate pure i cornetti. Vado subito in cucina. Andiamo a bere. Va, sto chiedendo e vaga subito. Vaga, ambre. Signor. Prego. Io vado in cucina e preparo il latte e il caffè. La parola già mette. Ma come, dove li devi mettere? Li servi quando scendono gli ospiti per fare colazione. Fambre, stratramo, state in la cucina. Muoviti! Tu, Ghenna, un minuto, con calma. Con calma. Signor, scusate. Ma prego. Allora, io ho già capito che ho già messo un latte o caffè. Nei gurnet, arrivetti. Niente cosce sorda. Ah, ma come, li servi insieme al latte e caffè? Dai in la cucina, muoviti, Fambre. Ma un minuto, sto Ghenna. Oh, mamma mia, come la vena brutta. Ma la domanda ci aveva fatto. E mo speriamo che capisci cosa sempre fa. Arco! Okay. La prossima! Fatte, fatto, tuoi e non chiamare nessuna agenzia, capito? Calmati, calmati. Ma poi che mi dici? Perché? Perché tutto scemo che la terra non c'è mano da qua? Va, che la gente dici? Mi credo, ragazzi. Mi sento svuota. Non ci parlo. Ma parlo, mangino. Dopo te l'ho detto, no? Anche se non ci va, ma ti andava avanti, aspettate che... Non ci va, mangia. Attenda, fammi un po' di caffè, No, ma quando sei davvero misciuto, ma com'è? Calma, ma che sì, signor. È sceso sulla dottoressa ore. Sento che ha fatto una passeggiata in due giardini. Che è l'unica che sta a bordo, non ha toccato un raun. È vero che sta a dire, è probabile. Dottore, dove sta sotto sigari? Sotto sigaro. Ma chiedo come parla questo? Ma parla sempre già Gianetto tu, diamine. Ah, Velia, cortesemente, un caffè fammi tu, sì. Perché questo non è buono. Sì, signore, facci tangere uno, perché io stamattina già ero dentista. Ah,
Aspetta, prima che succedono gli ospiti, fanno colazione e fa roppo ci vai, perché mi mette paura che la specie cameriera che ci hanno mannato ci farà da brutta figura. No, signore, io tengo appuntamento, non posso fare tanto. Ah, sì? E se ci vai con un po' di ritardo, che fa? Non lo so, quello mi sta facendo una cura speciale. Perché? Che ti? Hai detto tantissimo che tengo la diarrea a mucca. Là che è arrivato, sì. Piorrea, ciuccia, si dice piorrea. E che lo faccio? Signore, dottore, viaggia corno. Bella, invece del caffè, fammi un bello tè con una spremuta di limone, non si può mai capire. Chi è? Mamma mia. Chi è? Ah, prego, prego, trasso. Marinello, mo' bene, eh? Già che fa te. Vai. Buongiorno, dottore. Buongiorno. Ma che festa sta andando lì? Ah, sì. Io sono messa a signora. Papà accompagnava Marinella a Dolondino, però il giardino l'ho pulito già. È bravo, che te sei riuscita? Ma diamo una curiosità, tu e Marinella non siete accoppiati, no? Una cosa seria oppure... Io sono una persona seria, eppure sì. Essa è seria. Pensate, che a fine mo è ancora vergine. E chi è spinto? Sputatelle, tu vai un bello dormire, lo scuro da domani. Io ci ho provato, ma è troppa sera. E poi si mette a paura. E allora sputatelle, poi. E poi ci veri in me. Beh, quasi. Come volevo fare? Ce ne vuole niente. Ma esce solo con sta gamba seria. Ah, ma perché? Non sto pure. Sì, stai pure. Però è meglio che ti metti la giacchettella, vuole. Forse stamattina fanno gelo tropicale. Buongiorno. Gli altri ancora erano scesi? Sì, notario, sono scesi. Ma poi sono saiuti per necessità, sapete? E saliendo. Suonava una trombetta. Ah, ho capito. Ah, sì, bisogni corporali. Sentite, ma potete fare un tè molto forte con limone, per favore? No, notario, non è possibile. Stamattina ci mangiai a cura la Pirea. La Pirea? E che è sta Pirea? Come, non sapete che era la Pirea? Io facevo una persona più accoltivata. Ma caga un po' per cacca, capisci? Sto poverino. A me! Ma come mi permettete? Se sta destra la tagliata da un comito lì. Scusate, se non sapete che la mia siete un po' ignoranti. Ma avete visto che siete ignoranti? Ora basta! Basta adesso! Ma che? Come mi permettete? Cosa succede? Dottore, notario, non so perché le apire, padrone Sceshe. Ma che è sta pire a tu, scusa, ma che è? Mi devi scusare tu, Giaci. Pirre, ti dice, ciuccia, pirre. Hai capito, no? Giaci, che ti devo dire? Poi andiamo, Io ti chiedo di nuovo, scusa, mai che ci faccio fare? Io ti fossi per me, anche di lui, è piatta, boom, a casa, e ricendiato tutto. Purtroppo mia moglie ha affezionato anche di lui e non ha tirato il porto. Ti capisco pure te che stessi proprio tu. Quando uno ha una moglie che è tosta, tu sa da sta. Ma io meno in un momento, già cica, non ne sopporto proprio. Mannaggia, tu sapessi che tengo una moglie che è una scassa, prende più mordine. Che pegasso, lo diavolo che la portasse. E allora ho sbagliato tu, Giaci, tu ne prego di là. Tu hai prego patatelle. Io ogni tanto ce la faccio una preghiera, prima poi mi ha trattato in dico. Capito? No? Sa Madonna. Che dicevo che la faccio proprio per te una preghiera. E venimmo lo voglio, facciamo una preghiera per darsi il di vista. Tassi in vista. E venimmo lo voglio. Signore, noi come mogli abbiamo delle tante donne. Non le meritiamo. Figliatello tu!
che se poto pure. Ma non ci sta la sedia, non ci sta la sedia, non ci sta la sedia. Oh, buongiorno, Giacì. Ho fatto un po' di te, lo gradite? Anzi, come no? Perché no? Ah, ce ne rimattere poco pure per me, vai. Signore, sì, grazie, signore. Prego, volete solo proprio due biscottini? No, no, signora, aspettate, aspettate un po', ci volevo. Guardateci questi due cornetto, io notario dottore. Signore, so cavere cavere. Prendete, non facete complimenti, un biscotto e due cornetti. Giacì, prendi. No, non vogliono niente, vabbè. Allora, se dovessi scendere il sottosegretario, mi chiamate. Sì, va bene, io sto di là in cucina. Permettete? Sì, vai. Dottor. Dimmi. Si cornette pericchi? Sì. Nessuno è buono. Io guardo ciò dico e guardano con una faccia schifata e corrono nel bande. Nel bande? E che lei, scusa, non capisco. Indocessa, dottor. Oh, hai da capito, no? Ma diamine, vanno un pochettino più pulite, dai. Dottor, ma lo sapete, io italiano non capisco pure. Però, dottor. Sì. Lo posso dire una cosa in confidenza? Fa niente che ci sta un notario. No, me lo puoi dire, non fa niente che c'è anche il notaio e non notario come dici tu. Dottor. Manterà di tempo, dimmi cosa mi vuoi. Il cliente vostro. Ospiti, ospiti, no clienti. Come dicite voi, quando sai sono perseguendo un gabinetto a raggiunto prima, dottor, fanno certi botte che mi pare l'ultimo dell'anno. E botte? Ma quale botte? Cosa sono queste botte? E pirata, dottor! Oh, mamma mia, dai! Parla più pulito, Giacinto, io ti chiedo scusa, ma questa è Teresa e questo è il tuo modo di esprimerti. Ma non preoccuparti, tutto sotto. Devo andare sopra a spiegare alcune faccende. Sì, vai. Se avessi bisogno di me, chiamami, fammi sapere. Non ti preoccupare, anche tu hai bisogno di me. Vai. No, non è caso. Vai. Ancora notare, non scherzi. Hai da sentire, no? Sì, ho attendito. Adesso vai, che aspetto una cosa. Vai. Mi fate cornetto, tutto. Sì, forte. Ah, tu, quanti è 10? E qui dobbiamo avere un cliente rosso, insomma. Armando, dimmi. Senti, se viene il signor Tanza, prima di farlo entrare. Tanza, Natalino. Ma stavolta cito oppure per... Ma lo vuoi finire? Tanto è per dire, per scherzare un po'. Ma mi scherzai, dammi i pappi, c'è per dire il cervello, guarda. Ma non mi scherzai, è tanto. La devi finire, capito? Comunque andiamo a fare Tarzan. Quando... La cosa per italiano, dottor? Tanta! Che? Mi ho sputato la faccia, dottor! Che sto ficcò? Ighette di tanto in faccia. Ciao, io. Comunque, quando vieni... Sì! Non dico il nome. Quello lì! Mi devi fare la cortesia di abitarmi prima di fare la strada. E che sei? Ma che c'è ma buona grazie. Non dico, può bene che devo dire tu, dottor. Ma che c'è te, dottor? Dai, finiamo la già liberata, la già piglia a calcio. E mo' già telefono a Marte, per forza. Sperando che la moglie ma non la vedo. Sperando. Pronto? Marta! Buongiorno, disgraziata! Ci hai fatto che lo bello... sì, che lo bello per me, sì. Fammi parlare. Senti, sei ancora interessata a conoscere il tuo futuro marito, sì? Ah, bene. Allora, fai una cosa. Vieni qua, verso le 11 che lo troverai qui, Va bene? Ah, finalmente. E speriamo che fa tutte cose buone, così mi levano anche il pazzetto. Ah, avanti. Ecco qua. Il mio compito è finito. Sì. Ti lascio gli incartamenti qua, poi con calma li sistemiamo. Sì, andiamo. Avanti. Dottore, scusa. Sì. Va bene, dai. Di là ci sta la signorina Laura Vernicola. Che faccio? È la dottoressa del Cavaliere De Rossi. Quella là. Ma quest'altro vorrà? Boh. Boh, non lo so. Fa la faccio entrare. Che ti fa entrare? Signorina, prego, si accomodi. La ringrazio, ma
che non le nascondo la mia curiosità per questa sua nuova visita. Ma buongiorno, signori! E lei sua curiosità di che cosa è curioso? Non me l'aspettavo più di rivederlo, specie dopo la nostra discussione ieri. Ma sono qui per lo stesso motivo di ieri. Sì. Ci tenevo a dirle di persona che mi ritengo molto, ma molto soddisfatta per la conclusione finale del contratto. Ecco, la storia delle arrive in ritardo. Perché noi ieri sera abbiamo tutto, diciamo, la compromendita chiusa, il contratto firmato, ed il notaio qui presente ve lo potrà confermare. Confermo, confermo, tutto quello che il dottore ha detto. Non senza difficoltà ieri abbiamo concluso l'atto. Ma questo lo so, ed è per questo che sono qui. Le ripeto, dottore, mi ritengo molto soddisfatta per la conclusione. Ah, e non le dico la gioia del cavaliere quando ha ricevuto l'atto. L'atto? Quale atto? Ma cosa sta dicendo? Ma l'atto di vendita, no, mi scusi. Ecco qui, guardi, l'atto sta qui. Lo apra pure, questo invece è l'assegno di 200.000 euro per l'acquisto del lotto. No, no, l'assegno te lo... La ringrazio, molto gentile. Apra il contratto, come può vedere, firmato da lei, dal cavaliere De Rossi e anche dal notaio qui presente. Sì, questa è la mia firma, ma... ma questo non è il contratto che ho firmato ieri sera, ma Giacinto, dagli un'occhiata pure tu, dimmi, come è arrivato? Confermo, questo contratto firmato da me di sera, ma questo non è la mia firma, ma questo documento è un falso. Ma come può essere un falso? Chi poteva firmare? Insomma, cioè, mi scusi. Che ne so, chi le ha dato questo documento falso, lui soltanto lo potrà sapere. Comunque io adesso mi devo allontanare per causa di forza maggiore, ci vediamo fra poco. Vada pure. Ma scusi, mi devo attendere pure io. Vengo dubbio. Sì, io nell'attesa lo guardo meglio, le faccia con comodo. Anche lei faccia con comodo, mamma mia! Dottore, e c'è tutta la signora qua. Armando? Dottore, perché mi ha lasciato solo? Armando, vieni qua. Dica, signora. Ma che cazzo è combinato? Dottore, sì, non lo sapevo. Io ho fatto fare la Loretta il contratto firmato dal dottore e dal notaio. Che la Loretta m'ha fatto! Meno male che mi sono presa l'atto, almeno acquisti senza prove non possono fare niente. Cretino! Grazie. Signori, voi siete intelligenti, voi siete tante. Voi proprio perché siete intelligenti, no? Io ho dovuto fare delle piccole spese. Non è che mi potessi una volta. E tu? Tu ti una faccia da sto Michele sordo! E ma allora, sei proprio stronzo! Ma vaffanculo! Arrivederci, contessa! Ma è appena che l'ha già parlata via, lo faccio fare che la cago via. Ma proprio la dottoressa là, però. È scappata, è andata via. Meglio dire, è scappata. È scappata via. Senti, tu di tutta questa faccenda ne sai qualche cosa? Io, dottore, no! Che c'entri con tutte sti cose, no? Dottore, però io una mezza idea me la so fare. Sì? Sì. E vabbè, però non vorrei... Dai, parla, dimmi. Dottore, ha ragione la vostra, sì. Ma a me puzzano poco. Che ragione, il commercialista. Sì. Quello lì, comunque. A me mi puzzano poco, fatto che appena che ha steso il contratto, piatta se ne è fiuto. Ma cosa vai pensando? Sì. Sta zitto, dai, che Mirella deve correre di corsa dal marito, poverina. No, Mirella, no, è una professionista seria, Mirella. E i professionisti, dottore, chi l'ha avanti a tanti soldi, molti soldi là. E che ne sapete come ha fatto il marito era tutta una bufola? E ha fatto finta lo fa un po' sotto, là. Dottore. Vabbè, che ti devo dire? Quando sono lo sapete? Sì, sicuramente. Adesso vai. Vado, sì, puoi andare. Non ti preoccupare. Aspetta un attimo, se vedi la dottoressa là da me. Io se la vedo la dottoressa la che venga qui. La faccio dire qui? Sì. Si nascita qui. Arturo. Dimmi. Secondo me qualcuno ha tentato di fregarti. Sì, ne sono convinto anch'io. Sai che ti dico, caro Giacinto, che deve essere uno dei miei collaboratori. Ma se no come ti spiega la mia firma pari all'originale su quel contratto? Certo, infatti cambiava l'importo. L'acquirente. E ovviamente la mia firma. E appunto. Ma poi,
cosa bella, cioè che Gabriele De Rossi sia così stupido da apporre la sua firma su un documento del genere. Infatti mi pare molto strano. Ecco perché la dottoressa, la commercialista ha portato via l'atto. Così non possiamo fare niente, per fare nessuna denuncia, non possiamo fare nessuna denuncia così. Ah, caro Giacinto, purtroppo mancando il contratto mancano le prove, ma io scoprirò chi mi voleva fregare. Lo scoprirò. Comunque, dimmi. Se ci sono novità, comunque tienimi informato, chiamami, tienimi informato, ci sentiamo. Ciao, anche tu, fammi sapere. Tienimi informato, chiamami. Vai. Che c'è avanti? Dottore, dimmi. Ci sta là fuori, ci sta la cameriera Marta. Marta, la faccia di Marta. Speriamo che fa tutto cose buone. Si accomodi. Mia cara Marta. Il mio cuzzolo. Vieni, siediti tu vicino a me. Dai, non è caso. Con te sempre in caso. No. Se tu devi ammaliare questo signor Tante, no? Corri che tu mi sia fedele, no? Il signor Tante è una persona seria, un grosso industriale, è una grande industria, tanti di quei soldi e di quante proprietà che tu non ne hai idea, e pensi che un giorno saranno tue. E ma te ne avrà pure un sacco di problemi per gestirle. E quindi poco tempo da dedicarmi. Sì. E allora noi... No, non è caso. Fammi a sentire. Il signor Panza. Che ti devo dire? Un uomo serio, un grande industriale, pieno di cultura, ma è un po' mammista. Essendo la mamma rimasta vedova, lui fin da piccolo dormiva con la mamma e quindi si è attaccata a tizia mamma. E questa è stata fino all'età di 15 anni. Poi la mamma si è risposata e ti è rimasto completo lo zuzzo. Lo zuzzo? Lo ciuccio, lo zuzzo. Lo ciuccio. Ah, tu! E cada la voglia di zuccare! lo so bene queste, ma il problema non è solo questo, va. No. E lui è stato accavati, e ti scordavi di fare il resto, capito? No? E allora le donne o licenziamo. È tutto qua problema. Tutto è problema. E tu non ti preoccupare. Cai sacce con mozzo fa. Signor Tanza, prego. Buongiorno. Buongiorno, signor Tanza. Dottore, buongiorno. La signorina Marta sta lì dentro, la sta aspettando. Gli ha parlato anche del mio problema? Sì, gli ho parlato, lei, non dire, vada lì, ci parli, se tutto va bene, poi ne parliamo a mattina. Quello che mi raccomando è che la signorina è una ragazza timida, seria, ma illibata. Quindi mi raccomando, ci vada piano, eh? Io sono un gentiluomo, io. Sì. Io sono un gentiluomo. Sì, lo so che lei è un gentiluomo, ma fino a un certo punto, ve lo sa. Ah, va bene, non vi preoccupate, ci penserò. E cercate di fare amicizia, così potreste che trovate una comunione di intenti, va bene. Ci penso io. Vada. Poi ci faccio un servizio. Vai, sta tu, servizio a me. Ti ho trovato per buono, può darti che male vanno. Ma manca pigliare una bella boccata d'aria. Ma che non ci sta nessuno? Signore, io l'ho già visto con questo occhio qua.
che la zoppola la cammarella si era saltato un po' di vale. E all'intra salta, e si è buttato buono dottore. Ma possibile? Sì. Ma sei sicuro che era la cammarella? Sicuro. Aspetta un momento. Armando, tiro poco qua. Riuscite, signora? C'è la mamma, per caso prima qui è entrata la cameriera di ieri? Sì, signore, l'ha fatto tra suo marito vostro. Ma sì, e come mai? A questo non lo so, signore. Avete visto, signore? Va bene, grazie Armando, puoi andare. Non serve più. Arrivederci. E mo, prima d'ostanno. Signore, che volete fare? Si è qua io zima, Arturo taglia il palle e si taglia la lingua. Signore, mi fa scendere paura. Tu vai a tenere la cucina, io te la tocco. Porci, mi ho beccato. Aiuto! Chi è? E voi chi siete? Chi è questo? Signora, io sono... Ma cosa ci fa questo qua? Sono... Non lo so. Ma chi è questo? Non lo so. Signora, io sono... Chi è questo? Venga, ma cosa fai? Ma che ne so, io ho sentito, gridare, ho pensato che... Ah, capito, hai sentito dei rumori e pensavo che fossero dei ladri. Ah, bene, calmati, il signor Tanza e la signorina qui presente sono miei pazienti. Pazienti? Sì. Eppure quella è una tua paziente? Sì, 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 anche lei è la mia paziente. Ma sì, Vieni qua. Vai adesso, perché io devo parlare con loro, poi dopo ti spiego, eh? Va bene? Va bene, chiedo scusa, Vai. E poi ci vediamo, come no, ciao. Io... Mi chiedo scusa per l'accaduto, ma... Mia moglie ha fatto così. Mamma mia, che paura! La signora si è precipitata con tale violenza! Sembrava una diavola! Che ne sai tu? Ma veniamo a noi. A parte questo spiacevole incidente, mi siete conosciuta, avete fatto amicizia? Sì, e no. Però avete ragione. Marta... Marta è una splendida donna. Ma no, e tu sei un uomo così sensibile, passionale, affettuoso. E tu sei una donna meravigliosa e coccolosa. Mamma mia! E quindi sono certo, Marta è la donna della mia vita. Se tu mi vuoi, ti sposo subito. Ah, come no, sì, ti voglio. Ah. Sì. Che non è solo una grande attrice, ma è pure una grande attrice. Dottore, grazie. Grazie. E lei non sa cosa ha fatto per me. No, lei non sa cosa ha fatto per me. E come posso sdebitarmi? Ma la mia parcella la conosce, no? Mi basta quella. Ma non vi preoccupate, sì. Adesso ci penso io. Sì. Ecco qua. Emozione! Calma, faccia con calma. Ma io ho la parcella bella triplico. Accetto. Ecco qua. Ecco a lei, grazie. Grazie. Dottore, io non so come ringraziarla, sì. Ma lo farò quanto prima. Oh no, non ti devi preoccupare, il signor Tanta ha ringraziato anche per lei. Allora noi ce ne andiamo? Sì, prego. Vieni Marta. Vieni Marta. Andiamo, caro. Andiamo a completare quello che mi hanno interrotto. Arrivederci. Grazie, dottore. Sono chiuso? Sì, sono tornato. Ma mi ha spiegato tutto questo. C'è poco da spiegare, cara. Il signor Tanzi e la signorina erano miei pazienti. Ah, sì? E pure la camorera?
Ma l'ha portato il signor Panza, poverina, era malata. Adesso è guarito. Guarda qua. Guarda qua. E il favore è buono. Ma com'è che stavo qua? Sai, la signorina era malata, poverina. Si credeva di essere una cameriera, ma non la era, capito? Ah, sì. Sì. Perché quando che le si è presentata in casa non merita tutto questo? Ma perché non sapeva mai che... Oh, lei era fatto così, si presentava a casa delle persone, io sono una cameriera, sì, e poi alla fine... Si metteva a purgagge. Bravo. E Marinella, però mi ha visto che con gli occhi suoi, ti ha visto un po' di vano questa abbracciata. Marinella? Sì, signore. A me? Ma che ma quando mai? Ma poi Marinella era spione e pure ce l'ha. Ma quello che ha mai l'ha fatto con il tuo fidanzato? Dai, dai, guarda, è andata via, è guarita e spero che non torni più. Vabbè. E facciamo finta di crederci, va? Bene. Sì. Ma tu, stata qua. Sì. Casimo Gornicio. Sì. Totale. Sì, sì, sì. Dai, piano, va per l'aria fuori. Sì, vai, vai, vai. Vai, vai. E beh, io quella specie di cameriere che teniamo prima o poi a caccia. Ma la caccia a modo mio. Ma come si può? Avanti. Posso entrare, dottore? Ma prego, Dottore, sono tornata. Come mi vedo? Bella, briosa, felice, ma soprattutto senza guante e senza mascherina. Sì, mi dica, cosa è successo? Oh, miracolo, dottor, sono stata miracolata. Miracolata, la fobia, ce l'ho proprio. E come mi sento bene. Sì. Se sono venuta è per fare sapere il risultato della cura che mi ha dato ieri. La cura di ieri? Dottore, non vi ricordate? Ma ci sono una bella rinfrescata, voi e vostro marito, come vanno fatte mamma vostra? Ah, sì, 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 mi ricordo, e mi dica, ha funzionato? Ha funzionato, sì. Dottor, ha funzionato alla grande. Ah, bene. Ieri, sì. Per tutta la strada, da quando sono uscita dal suo studio, sì, fino a casa mia, non ho fatto che pensare a una cosa sola. Sì, e che cosa? A come fare la cura che mi aveva dato ieri. Che era una cosa difficile, era una cosa semplice, senza medicine, mi permetto di dire anche piacevole. Eh no, dottore, piacevole sì, ma facile mica tanto. No, perché? Dottore, vi siete dimenticato, io prima della cura ero ipocondroica. Lo so, io per questo vi ho dato la cura. Appunto, il problema era questo. Come fare la cura? Come superare la mia fobia ipocondroica che avevo? All'improvviso, dottore, sì? Tac, si è accesa una lampada. Tac. Sì. Non capisco, che è successo? Che avevo capito, sì, come fare la cura. Ah, sì, e cosa ha fatto? Dottore, io solo in un posto stavo bene. Ah, solo paratore. Dottore, non pazziamo. Scusatemi, cosa ha fatto per superare questa tua fobia? Il posto era la doccia. Oh. Io solo sotto la doccia mi pulivo igienicamente e stavo bene. E cosa ha fatto sotto la doccia? Me lo dica. Allora io ho pensato, sì, ho chiamato mio marito, oh, l'ho fatto spogliare tutto. Oh. E la stessa cosa ho fatto anche io. Brava. Praticamente stavamo come ci aveva fatto mamma. Brava, come vi avevo detto io, giusto? Giusto. Siamo entrati nella doccia, però qui abbiamo riscontrato un piccolo problema. Un piccolo problema? Quale? Dottore, è rinfrescata e con l'acqua fredda non era cosa. Ma la mia era una metafora quando diceva una rinfrescata, cara signora. Dottore, comunque, con l'acqua fredda, sì, sia per mio marito, sì, che per il giovanotto, non c'era vita, mi capite? Non era cosa, non si poteva fare. Vabbè, ma non lo immagino, poverini, con l'acqua fredda uno si gela, adesso che è rinfrescata. E poi mi dica, cosa fate per superare questo problema? Semplice, dottore. Ah, semplice. Come l'uovo di Palumbo. L'uovo di Palumbo. Scusate, ma cosa c'entra il l'uovo di Palumbo? Eppure la mia, è una metafocara. Mi dica, chi è su Palumbo? Palumbo. Chi è Chiara? Palumbo. Era uno storico che voleva fare stare diritto un uovo. Cristoforo Colombo, non Palumbo, Colombo! Io cagito, dottore, Colombo, Palumbo, per me è la stessa cosa. Ti, vado avanti, mi dica. Dottore,
praticamente ho mischiato l'acqua fredda con l'acqua calda. Ah, benissimo, ma ti hai fatto una normale doccia con acqua temperata. Bravo. Dottor, sì. Con l'acqua come avete detto voi. Sossetato. Mio marito ha ripreso vigore insieme al suo giovanotto. Oh. Che cosa? Ho paraviso, dottor. Appena c'era avuto il porto. Mi ha fatto una rinfrescata che è durata tutta la nottata. Brava, brava, così si doveva fare per superare questa vostra fobia. Superata, dottor. Sì. Ormai sono completamente guarita. L'ipocondrosi è solo un ricordo. Benissimo. Ah, mio marito vi manda anche i suoi ringraziamenti. Ringraziamenti a me. E perché? Dottor. Sì? Anche mio marito non si rinfrescava da un mucchio di tempo. Quando gli ho detto che lei mi ha dato la cura rinfrescatina per dimostrarvi la sua gioia per la mia guarigione, oltre al grazie, vi manda anche questo assegno per il suo onorario. Che c'è, dottore? È poco? No, è più che sufficiente. Ah, meno male, lo volevo portare con me, ma si sentiva un po' stanco e mi ha detto, vai tu sola, io nel frattempo mi faccio un ricco zampaglione e al tuo ritorno riprendiamo la cura con un'altra rinfrescata. Brava signora Melani, che vi devo dire cara signora Melani? Io sono qui a vostra disposizione per qualsiasi fobia. Dottore, io la ringrazio tantissimo, però ora vado in fretta, devo scappare perché Vittorino mi aspetta. Ci dobbiamo rinfrescare. Di nuovo, dottore, mille grazie, di nuovo. Posso? Sì, vieni Ferruccio, vieni. Ma che c'è? Armando non ci sta. Ah, è andato a fare un servizio, però ha detto che veniva subito. Ah, sì, dimmi, che hai qualche cosa da dire? Dottor, ci siamo. Ci siamo a fare io. Ah, scusa, ma Marinella. Ah, meno male. Ma è te sì. Sì. Ma io essere una promessa da voi. Me la promettete? Io te lo posso promettere, tu mi dici che cosa? Marinella, volessimo caca, volessimo caca voi, ci tenissimo sempre a servizio vostro. Qua sto un tasto, perché vedi caro Ferrucci, a te questa promessa la posso fare, va bene? Ma Marinella no, Marinella è una spione, una traditrice, una porta proprio. Sì, io lo saggio, mio marito, ma si è pentita. Ma come si è pentito? Ma tu hai capito che cosa poteva succedere? Sì. Lo sfascio di una famiglia! Sì, però, pure voi ci metti tu a posto! Che è morista, fai morale? No, dico solo che ha fatto un po' sfizio e non è una figlia. Ma non vale la pena, e rovina una famiglia, e professione. Vabbè, però Ferruccio da Gerici. Io quando vengo una bella femmina che mi piace, ci sto in tornino, non mi sa ci trattare, allora. State d'accordo. Vabbè. Allora rimango. Io ti prometto che ti tengo a te vigli per tutta la vita, basta che tu ti sposi a Maria e Maria Varanza. Ma come faccio? Che lei ha affezionato da una signora? Che le vuoi? Però, non faccio fesserie e mi vuole chiedere scusa. Mamma, mo sta fuori la porta, che faccio? La faccio tra sì? Che decide? La faccio tra sì? La faccio tra sì? E già. Tu che dici? La faccio tra sì? Falla tra sì, vai, falla tra sì. Vieni, io ho un dottore di nuovo, vieni, non ti preoccupare. Dottore, che sta a Marinella? Non ti fa paura. Dottore, ma prometto, non la faccio più. Bravo. Ora si può vedere un po' la belena. Non dica niente, signore. Ma fortunato. Va bene, ti perdono. Però mi è una curiosità. A Rosizza. Dottor, prima sono stata al dentista. Ecco. Allora, non mi ha fatto una serenga che mi stai facendo morire. Ah, serenga.
Sì, dottor, come me l'ha fatto? Mi è venuto schiocco profilattico. Ha già capito. E poi sono stata a macchettare questo bello vestito. E poi sono stata ad un estetista. E l'hai trovato in uso. Anche come stai con Bitcoin. Io la gente con trucco non fa pesa. Vabbè. Ti perdoni, ma poi andiamo bene che aspetto lì. Grazie. Ma come me, ci sono senza mariti, meglio loro innamorate, va bene. Avanti. Dottora! Sì, dimmi. Senti, ci sta una visita che non ho neanche prenotato, che devo fare? È tardi, calma. Ma chi è, lo conosco? Dottore, una... Chi? Un breveto, un zipreveto. Ah, un breveto. Un zipreveto alto alto. E va bene, tanto... Le cose difficili che avevo da fare le ho risolte. Sì, lo puoi fare entrare, fallo entrare. Ah, boh, la prevenzione fa sempre un po' da soffrire. Sì. Ci preparo. Donna, vediamo. Prego, si accomodi. No. Buongiorno. Buongiorno. Dottore, grazie, bene. Non è età, mio caro. Un po' di pace ci vorrebbe proprio. Mi dica come mai ho piacere di questa sua visita. Verità, sono io che chiedo a lei una visita, dottore. Sono Don Luigi Ceramella, sì. Il parroco della parrocchia Madonna Addolorata. Bene, allora, sai, si accomodi. Mi mette comodo sul divano, Ecco. E cortesemente mi dica, mi esponga il suo problema, Dottore, il mio problema è assai serio, Sì? Che io stesso non riesco a venirne a capo, Su, coraggio, avanti, mi dica. Dottore, vedete, io... Confesso, dico la messa, dispenso la comunione, do l'estrema unzione. Insomma, è una tonaca. È normale, è un prete, fa i suoi uffici. Mi dica. Dottore, sì. Ma a volte, non lo so, divento un'altra persona. Non sono più un prete. No. Io sono... Un uomo! Sì, divento un uomo, dottore. Ti calmi. Mi siedo, va bene. Mi dica, adesso da me è venuto l'uomo o il prete? Perché vede, se è venuto il prete, era meglio che si rivolgeva alla Madonna o alla sorveglianza spirituale. Se invece l'uomo ha fatto bene a venire da me. L'uomo, dottore! L'uomo! Il prete! Si è rivolta alla Madonna, ha pregato e ha confessato il suo tormento e le sue depressioni. Sì. E in quel momento si pente e si prostra. Ma quando si pente l'uomo, dottore, il suo cuore va in turbolenza. Non ho visto niente di più, dottore. Sì. Dottore, tengo bisogno di aiuto. Aiutatemi, dottore, aiutatemi. Che chiede però, cortesia. Mi siedo? Sì. Mi siedo. Adesso, su, coraggio, come è nato questo suo problema? Me lo dica. Vedete, dottore, tutto sì. È cominciato 4 mesi fa. Sì. Avevo appena finito di celebrare la Santa Messa e mi stavo accingendo ad chiudere la sagrestia. Sì. Quando all'improvviso è entrata... Permettete? Dici, prego. Nufo, ma non esagerato, dottore! Mi siete? Mi dica, cosa è successo? Cosa voleva da lei questa comunità girata? Niente, dottore, in quel momento ero il prete. Sì, lei è entrato e mi ha detto, candidamente, con una bella voce suave, mi ha detto, posso confessarmi? E io ho detto, signore, è tardi, sto chiudendo, ritorni domani. Sì. Le ha detto, niente, dottore, insistite, era una questione urgente. E io ho detto, va bene. Ho preso e ho chiuso la porta. Non l'avessi mai fatto, dottore! Coraggio! Quella entrata mi ha
confessato che era pazza innamorata di me. Ha cominciato a me baciare e braccio. E Pier dottor, e io più l'allontanavo e che le più si avvicinava, e più allontanava e che le più si avvicinava, mi toccava e si spugliava e mi toccava, si spugliava. Dottor, dottor, a un certo punto ci ha fatto più, ho ceduto la violenza, dottor, mi ha violentato, dottor, mi ha violentato. Quindi è stata una cosa piacevole, mi dica poi, il fatto è finito lì oppure la rivista? Oh, dottor, è scomparso, non l'ho visto più. Però, dottor, sì. È successo che da quando sono solo con una donna, il prete esce del passo all'uomo e all'improvviso, dottor, all'improvviso. Dato, dato, Marinella, una cosa succede, una cosa fatta così. Sì, sì, dottor, la signora Velia ha tutta la macchina sotto casa. Ah, ti è fatta male? Ma questa no, ma la macchina si... La macchina ti è fatta male? Mi scusi, io devo andare un attimo. Marinella, fai tu compagnia al Monsignore qua, eh? Io vado e vengo, vado e tu ti scappi da parte. Buonasera. Ma voi siete lo panicchiano? Eh sì, sono Don Luigi Ceramente, parroco di Madonna Addolorata. Ah, e sentite, visto che ho trovato qua, non potete confessare? Come? No, certo, se ne avete bisogno, perché no? Venga, venga. Prego, si accomodi. Ah, eccoci qua. Dunque, sorella, che peccato avete fatto? Vedete, veramente nessuno peccato che ha. Però ha già fatto spiare, signora, per fare rispetto al dottore. E questo non si fa, soprattutto se il tutto poi va a incidere sulla pace familiare. Lo so, infatti ha già promesso il dottore che non lo faccio più. Brava. Però che la cavo volevo dire un'altra cosa. Dite. Vedete, io mi sono fidanzata da poco, però... Però? Però mi metto paura e fa amore. Oh, che nulla avete mai fatto? No, signore, è qualche fase. Ma che tu chiami in casa? Ma va niente più. Siete una casta donna, casta donna. Io non lo saccio questo. Saccio solo che mi metto la paura e pazzo quando mi vogliono. Ma voi, signora, voi non dovete avere paura, signora. Non dovete paura. Rilassatevi. Fare l'amore con il marito è una cosa normale. Lo so, ma che non ci faccio quasi, mi metto a paura. Vi ripeto, voi state calma, non dovete avere paura, signora. Guarda, voi mi dovete far toccare un poco qua, un poco giù, un poco su, un poco qua, così da così soffice. E poi da così capisco. Signor, io lo facevo per sbloccarvi. No. Ora facci una macchina di rubare da rattuso! Mamma mia! Dottor, ho perso un marito sessuale! E io che tutto faccio? Tutto faccio, vai! Zuzzuzzo! Non ho visto grave! Ui, state proprio inguaiando! Sto zitto! Ma lì, fammi come una femmina fatta a femmina! Ma non la portella, ti amo! Dalle proprio in guai altre, comunque avanti. Mi dovete guarire, chi mi guarda? Che il Signore vi illumini! Venga domani a pittura, Va bene. Venga domani, grazie, dottore. Vai, vieni. Grazie. Vai. E dimentico a chi le inguaiate, capito, no? Che ci posso fare? Com'è che ci può fare? Povero che ti chiamano da Dio, ma che fai a letto tu quando? E che diamo, ma che sei, una macchina del sesso? Io?
sregolato, non ci posso fare niente. Esatto. Gli altri quando sì. Dicono che non mi piace, fosse prego, avvocato, dottore o cardinale, altro a me non lo voglio fare. Sono caro, ma vedono certi senza colpo terribili. Tu non è come puoi aiutare. Sì. Qualcosa posso fare, o almeno indebolire chi si sente che tiene e fa tutto l'uomo che ti piace, ma boh! Arthur, ma che capito? Di veramente, volessi solo che mi lo assi senza colpo che mi vede. Arthur! Tu ne sai qualcosa? Sì, sì, come? E come è possibile? Gliel'ho consegnato io. Gliel'hai consegnato io? Ti spiego tutto. Perché? No, vedi il tuo caro collaboratore. Vieni. Armando. Hai scogitato tutto per fregarti. Armando? Possibile? Certo. Si era messo d'accordo con De Rossi. E aveva chiamato me per la riuscita del piano. Mi aveva offerto 200 euro per lavorarmi il notaio e scambiare il contratto firmato a suo nome. Ma il tuo fascino, Arturo, mi ha conquistato. Sì, sì, il mio fascino. Ma allora il... Allora ti spiego. Io innanzitutto gli ho dato il contratto firmato da te, ma la firma falsa del notaio l'ho fatta io. E poi, riguardo a quello che mi stavi chiedendo, il marito di Mirella, è stato Armando. E sai, il De Rossi, quanti soldi ha promesso. Armando, ma io non mi vendicherò, io non mi vendicherò. Lo farei dopo. Non mi andiamo a fare niente. Artù, sì. Mo mi devi un favore. Sì, dimmi. Sì. Non ti pare? Sì, sì. Allora, devi aiutarmi a diventare la collaboratrice del sottosegretario. Io, ovviamente, sono già a buon punto, ma una tua raccomandazione farebbe il resto. Vabbè. Su, dai, che ti costa? Sì. Dai, sì. Andiamo di là. Sì. Dai, andiamo di là. Mi ha fatto sto servizio, mi hanno fatto tutte e due. Ma io non mi vendico. Io mi vendico per tutte e due. Mo chiamo la signora Veglia, io faccio spazzare i cosci. Mo mi faccio aprire. Ma dove? Forse è nello studio. Dottore Arturo? Ah, dottore è qui. E facevo più basso. Qui, caro Corrado, come stai? Io stavo di là con la dottoressa La Sapietà, stavamo sistemando alcune carte. Ma che brava quella dottoressa, sì, veramente. Conosce bene la tua professione. Sì, beh, veramente brava, è una professionista brava. E pure brava. Molto simpatica. Simpaticissima. E sai cosa penso, caro Corrado? Che per lei sarebbe un'ottima collaboratrice. Dice. Dico. Allora posso... Ma prego, te lo accompagno, vedi, no? La porta è di là, ecco. Qui la menina, ecco. Non ho qua, ecco, apre gentilmente, guarda. E ti tutto va buono, ma ci vuole proprio il panno. Bene. Adesso quando le cose... No? Vuoi aprire una cosa qua? Permettete? Adosta, Arturo. Ma canto sta? Eppure la mamma mi aveva detto che... Oh mio Dio. Ma allora è vero. Mamma mia, io mo che faccio? Ehi, ma che ballo! Maroni, e mo che faccio? E mo il padre si taglia Armando!
Spero solo che non diventi uno scandalo. Ma non preoccuparti. La donna Velia è una signora intelligente e discreta, le parlerò io. Oh, lei è molto efficiente ed è... E dammi del tu. Oh, tu mi fai impazzire. Ecco, io avrei pensato... Cosa hai pensato? Dimmi, mio caro Corraduccio, cosa hai pensato? Ah, ma dottore, qui... Mannaggia, Armando, non riesco a trovarlo. Mi sa che la chiamata ha mangiato la foglia ed è scappato via. Ma non preoccuparti, Arturo, sai? Sì. Il sottosegretario mi stava facendo una proposta. Sta pensando... Sì, sì, cosa sta pensando, caro Corrado? State pensando, sì? Sempre, se tu, caro Arturo, sei d'accordo, di far la mia segretaria particolare. Ma per te qualsiasi cosa, caro Corrado, qualsiasi cosa, anche se per me... È una grave perdita, ma so che in buone mani. In buonissime mani. E tu, cara Loretta, che fai? Accetti? Sì. Io dico che sì, Corraduccio mio. Io sarò la tua segretaria. Io sarò la tua dottoressa. Sarò la tua donna di fiducia. La tua donna... Da letto, eh? Non voglio dire da fiducia, di letta. Che c'è? Oh, ma si è fatto tardi e mi devo preparare. Sì, sì, sì. Andiamo, allora. Sì, sì, prego. Caro Arturo, dimmi. Grazie a voi, che non sapete cosa avete fatto per me. Arrivederci allora, vi auguro una lunga e luminosa carriera. Sì, sì, ma aspetta, non dimentichi niente. Ah, ciao, mi scusi, un attimo e provvedo subito. Ecco qua. Faccia vedere, ecco qua, ecco qua, cara. Questa è la tua buona uscita. Grazie a tutti. Sì, prego. E volevo dirti un'altra cosa. Dimmi, cara, dimmi. Se hai bisogno di me. Sì. O se hai bisogno di noi. Sì. Non esitare. Ciao. Ciao. Ah, che bello. Ah. Ma, e adesso vediamo cos'altro succede. Ehi, Armando. Io no, tu le viste. Sì, ove che la c'è tagliati. Ebrei mi c'è tagliati. Allora stai allarmando, a Egitto! E che ne dici? Io penso che non lo vedremo più, hai capito? No, perché poi dopo ti spiego, poi dopo ti spiego. Il mio tutù. Ma che? Il mio innocente tutù. Ma che succede? Che è successo? È successo che anche te bravate Armando l'hai potuto fare spie. Hai tirato questo incurniciano che la tocca verrà la dottoressa Ridosco. Io, ma guarda, io no. Sacci, caso non c'è. No, a ore mo, l'avessi già tagliato. Mi sono corsi. A girare una volta, lo studio, ho visto che la buona femmina che stai facendo sul segretario. Meno male. Che sono furbi, domani. Il mio tutuccio, il mio gente tutuccio, ma che chiamano Marinella, Marinella? Marinella, io ti avrei con maggio papà, ma non ti dico, ti dico, che è, avanti. Dottor, se sapessi, che rabbia! Calma. Armando, e se disso? Chi l'ha me in mente? Come fatti che più tu scherzo? Sì, è stato Armando, è vero scherzo come stavo facendo a me, Armando. Mi capite no, come stavo facendo. Mi capite? Tu avevi lasciato un contratto, avevi preparato quel contratto firmato da me. Che grandiale che ha fatto? Ha mi la firma parte del notaio, mettendo la firma dell'acquirente perché la voleva aggiungere a tuo piacere in secondo momento, hai capito? Ma voi che dite? Che dite? Che l'ha giurita, la giurita. Quel disgraziato mi ha venduto al signor De Rossi. Hai capito? Vieni qua. Lasciamo stare tutta la situazione. Questo è tutto l'incartamento nuovo. Qui c'è il contratto con tutto l'assegno. Fai una cortesia, vai tu in banca, sbriga tutte le faccende in modo che io, perché mi devi credere, ho bisogno di riposo. Ma di tanto riposo. Va bene, non mi preoccupate, allora io vado di là. Va bene, vai. Vai. Pace. Finalmente un po' di pace. Ah.
Arturo? Non faccio parlare troppo a breve. Arturo! E la buona femmina! Io sono segretaria, ci stanno aspettando là. Mi c'erano posti. Ma non te ne c'è andata? No, signore, erano nella stanza degli ospiti a completare le loro cose e anche a finire quelle cose che stanno facendo in tuo studio tuyo. Addirittura. Addirittura. E vabbè, facciamo una cosa, chiamala a salutare, prete e ce ne andiamo. Va buono. Sicuro. Chiamalo. Vieni a casa, non ci sta nessuno. Vieni strasca. No, ma perché? Proprio qua? Perché caca sicuro non è malato di capo. E insomma là. Ehi sì, però. Quando era piccinella ha già pigliato un sacco di malattie. Hai capito? Vuoi sapere? Allora ha già pigliato o morbil, a rosalì, a varicella, a sesta malattie, a ricchione, e pure a bruciagliatti! Ma bruciagliatti! Che la malattia che si prende con l'uovo e gallino malato! Ah, bruciagliatti! Ma che cagito! Azzo, l'hai pigliato tutto qua! E chi lo piega non lo viene, la mamma cura pareva sempre su post! E dallo e dallo, mi è venuto schifo pure nel bere! E perciò quando siamo insieme... ove, che bello fuori! Ci ho capito, ma guardato, ha così tutto di male, manca un figlio. E io perciò ti ho portato qua. Vieni, trasalindo studio da tutto. Vieni. Uè, è una piccia luce. Oscura la prima fa. Vieni. Entro. Ah, caro Veri, finalmente sono andati via tutti. Fammi grida, la fermazione non mi figura, non mi dice la veglia, perché se la c'erano la pazzariglia. Prima che la disgrazia dei camerieri, poi che la tocco la dottoressa, poi c'è mi sono messo con me pure Armando. A proposito, ma dei giusto. L'ho detto prima, non disgraziati, che madre la dite, capite? Non mi ha mangiato, non si è scappato. Io mi ha fatto il mio crepa a cuore. Due volte mi ha fatto precipitare in dacchi lo studio perché mi ero messo rindare la pulce del tradimento in mano l'arma della vendetta. Ma per fortuna ho scoperto sempre gli altri. Meno male. Sì, ti prospetto, meno male. Meno male, ma perché che dici? No, lo dico io, ma tu come puoi pensare che io ti posso tradire? Ma io la di femme non ne guarda, proprio non ne pensa. Ma tu non sai che te la hai rotto nel mio tutuccio. Arthur, e mo chi è? Però chi è? Arthur e Ferruccio, e con chi sta? Vengo con Marilene. Marilene? Arthur, la stanza è diventata la stanza della puttana. Buonasera. Grazie.
Spero che vi viene divertito e che sia stato un paio d'ore, diciamo, bellino, simpatico. Vi vogliamo presentare la compagnia. La prima è la Daniele De Pasquale, la nostra Teresa. E voi siamo voi, signor Brunetta? Alla sì, Doruk, Katiuscia! E paghi uno! Maria Nunneri, la nostra Laura! No, ma io purtroppo faccio lo stesso, sa? Pasquale Ricciardiello, Corrado! Ma tutti colore, io non lo vedo. Claudia Mariana, Melania. E come mi piace rinfrescato. Valentino Apo, Giacinto. Patti Mazzella, Mirella. E non lo facete più se pronto scatto! Vincenzo Musolo, Don Luigi. Pace bene, fratelli e sorelle. Sorelle! Claudia Bottone, Marta. Il nostro caro Raffaele Caianello.
tutti i sensi, direttrice di scena. Siamo due collaboratori. E che la prossima volta ci seguirete di nuovo. Grazie. Grazie.